Buon pomeriggio, cari amici e cari amiche, benvenuti all'Appuntamento con la trasmissione classica del sabato pomeriggio. Oggi abbiamo tante opere da far vedere e in questa calda eh, primavera 2024 sono 30 magnifici lavori di grandi artisti che in un modo o nell'altro hanno eh, onorato e reso celebre la grande pittura del XIX secolo, proprio. La pittura di cui andremo a parlare. Uh, ora, dopo la, questa veloce introduzione, andremo a realizzare una carrellata per verificare appunto e, e farvi eh, spiegarvi appunto gli artisti dei quali andremo a parlare. Uh, laddove troviate un dipinto che eh, sia di vostra, sia di vostra eh, gratitudine, cioè che vi piaccia. Di vostro gradimento, non gratitudine, ho sbagliato. Di vostro gradimento lo potete richiedere al nostro centralino. Oggi al centralino abbiamo la nostra Clara. Buon pomeriggio, Clara. Buon pomeriggio, Gianfranco. Buon pomeriggio a tutti da parte di Clara. Bene, abbiamo artisti un po' di tutte le regioni. Oggi ho voluto, come dire, un po' rifare il punto della situazione, della situazione con la Sicilia. Eh? La Sicilia, come eh, regione pittorica che ha avuto, eh, direi, eh, tre, quattro grandi interpreti, uno è qui, Michele Catti, e di qua abbiamo nell'ordine Leto e lo Iacono, nell'ordine di Scaletta. Quindi, mh, siccome li abbiamo tutti e tre, oggi, dico, vabbè, oggi, questo sabato parliamo anche e soprattutto con tre grandi interpreti di pittura siciliana, poi è chiaro che abbiamo la pittura eh, napoletana, la pittura toscana, oggi c'è molta Toscana, eh? C'è eh, molta Toscana, sì, 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 eh? e poi abbiamo anche la Lombardia c'è? Bah, insomma eh? la Lombardia sì c'è c'è Pellegrini c'è il Veneto c'è Ponga insomma stiamo messi bene eh? abbiamo anche il nostro Mino che è arrivato dalla regia eh? siamo pronti per dare inizio a questa diretta in di via colmo poriggio laddove vedete un quadro che vi piace ogni quadro è contraddistinto al numerino azzurro il colore della maglia dell'Italia, quest'anno abbiamo in estate due grandi appuntamenti, gli europei e le Olimpiadi. Eh? Gli europei, tu, un'estate di sport sarà eh? quindi eh, veramente il 2024, eh? caldo e con molto sport. Bene, 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 bene. Io vi auguro un buon pomeriggio. Vi... Spero che stiate tutti bene e che tutto vada veramente allora, alla grande. Qui all'angolo c'è questo. Magnifico lavoro di Vincenzo Irolli, con doppia certificazione, questa ragazza con la gallina in braccio, è eh, un'opera molto grande, molto importante di Vincenzo Irolli. Quindi andiamo, guadagniamo l'inizio della, della, della sala, proprio per iniziare la carellata vera e propria. Ma è uguale, guarda, non c'è proprio nessun problema. Allora, al numero uno abbiamo eh, questo lavoro di Giuseppe Casciaro, è un pastello eh, di 40x50, davvero molto bello, eh, 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 è, un paesaggio, è un paesaggio davvero molto bello, viene tra l'altro da una, una galleria di Milano, dietro c'è scritto Galleria dell'Accademia a Milano. Misura 40x50 e siamo nel primo quarto del XX secolo, Giuseppe Casciaro. Al numero 2 abbiamo un altro Giuseppe, ma stavolta viene da Roma e si chiama Giuseppe Aureli, grande acquarellista del periodo degli acquarellisti romani. È un'opera che misura 44x60 e siamo grosso modo nell'ultimo decennio, ultimi anni del XIX secolo. Al numero 3 Gino Romiti, Gino Romiti pittore post macchiaiolo toscano, detto che abbiamo molta Toscana oggi e quindi ne andremo a parlare. Un 40x30, molto bello, della, della metà del XX secolo, direi 1945-1950, è un olio su masonite. Al numero 4 abbiamo un veronese, il Veneto è ben rappresentato, abbiamo Ercole Calvi, è un acquarello su carta di 16 cm x 22, del terzo quarto del XIX secolo. Molto grazioso, tra l'altro la cornice antica. Mi sembra un ottimo lavoro questo paesino tra i monti del Veneto. Lui è stato sempre ispirato dalla pittura di Carlo Canella eh? e di Giuseppe Canella. I Canella, insomma, erano degli artisti molto importanti tra la fine del 7 e i primi dell'Otto. Al numero 5 abbiamo invece eh, Michele De Simone, è un mercato della vecchia Napoli degli anni 30, misura 30x40 ed è un olio su tavola, un buon quadro. Al numero 6 Alessandro Lavolpe, eh, Alessandro Lavolpe questo meraviglioso acquarello su carta di 53 cm x 75. Eh, datato 1884, Marina Piccola Sorrento, mi sembra un'opera un davvero molto, molto bella. L'acquerello, così grande, non è neanche poi così semplice e facile da reperire, e da trovare. Quindi, un'opera molto, molto, molto rara. Sotto c'è un altro quadro importante perché abbiamo Francesco Mancini, è una tela di 35 cm,5x70. Degli anni 60 dell'Ottocento, quindi un Mancini, direi anche abbastanza giovane, essendo nato nel 1830, quindi eh, mh, trentenne, trentacinquenne, devo dire un'opera davvero molto bella. Sono questi suoi classici carri che corrono velocemente sulle strade sterrate della Campania, lo faceva spesso questi carretti carrozze che correvano veloci, da eh? proprio il senso della velocità. Oh, poi abbiamo una striscia proprio, una striscia proprio toscana. Eh, al numero 8 abbiamo Ulviliegi, è un'opera del 13 del 1913, davvero di grande entità, di grande bellezza, misura, eh, misura, 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 misura 24 x 33,5. È un olio tra l'altro alla, alla certificazione, la perizia di un periodo del tribunale che ne attesta e ne assevera la sua completa autenticità. Al numero 9 invece abbiamo un'opera di Antonio Puccinelli, Antonio che è un pittore considerato toscano, ma è nato eh, a Castelfranco di Sotto, è nato a Castelfranco di Sotto, che dovrebbe essere Veneto, credo, non sono sicuro. Eh? Eh, 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 eh. Boh, però comunque poi muore a Firenze, lavora, studia a Firenze, ed è un quadro che appartiene alla... Alla, 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 alla famiglia Lomi è un quadro che mi portò il buon Massimo che fu ospite eh, prima di pa eh? provincia di Pisa, a provincia di Pisa, Castelfranco di sotto? Allora non è bene, è, è proprio toscano, ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Eh, Castelfranco di sotto non me lo ricordo perché il, vabbè, la zona di Pisa la conosco un po' meno che quella. Vabbè, Castelfranco di Sotto, Pisa. Nel 1822 è morto a Firenze nel 1897. Qui siamo intorno al 1870, è un'opera davvero molto molto bella. È una tavoletta che misura eh, 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 29x18. 29 per 18, davvero molto bella. Al numero 10 abbiamo invece Giovanni Lomi. Giovanni Lomi, eh, è un olio di 33 cm per 40 è il Monte Ortles, mi sembra, se non ricordo male, è un'opera davvero molto molto bella, sempre che ci è stata affidata da Massimo Lomi, eh, vediamo un po', po' l'Ortles, le indicazioni che ci dava il buon Massimo, è un'opera degli anni 30, 1930, eh? è un olio su eh, tela applicata a cartone, un cartoncino telato che dir si voglia. Ritorniamo nella, nella, nella eh, Campania e abbiamo Achille Carrillo, Achille Carrillo, pittore della prima scuola di Posillipo. Questo è uno scorcio di Cava dei Tirreni con la sua meravigliosa cattedrale. Un'opera degli anni 60-70 eh, dell'Ottocento, misura. Uh, uh, oggi li dico con i numeri: 45,5 per 36,5 molto, molto bello. La cornice è antica, adesso non è magari proprio dell'epoca, però è la cornice che aveva un bel quadro, un'opera di grande entità. Sotto abbiamo Edoardo Tofano. Tofano. Questo è La Senna a Parigi, pittore che ha lavorato per in, in questo periodo di questo quadro per il mercante d'arte Adolfo Goupil. È una tela di 53 x 31,5 degli anni 80 dell'Ottocento, quindi davvero di grande grande entità, di grande grande entità al numero 13, l'opera più importante della trasmissione di oggi, possiamo dirla anche come dimensione, è un'opera imponente, un'opera davvero clamorosa degli anni 30 di Vincenzo Irolli, 90x60. 90x60 olio su tela, ha una doppia certificazione, molto bene, eh, del, eh, del eh, Marco di Mauro e anche di Renato, del cavaliere Renato Musetti. Quella di Renato Musetti è anche fatta molto bene, poi andremo a leggere, magari a vedere nel dettaglio, da addirittura la quotazione di questo lavoro, secondo la sua esperienza di... Di ehm, Esperto d'arte antiquari e quant'altro. Poi eh, al numero eh, 14 troviamo una meravigliosa eh, Monto Marino eh, del, di Nicolas De Corsi, è un'opera del 1917, misura eh, qui dice 48 60, mi ricordo che 69, io mi ricordo che 50 69, però. Insomma, più o meno circa 50-70, manca poco. Eh, certificata, espertizzata, opera di grande livello, di grande qualità. Bello il tramonto, bella l'inquadratura, c'è anche un controluce, niente male, la cornice è una cornice molto vecchia, è quella che aveva. Eh, devo dire, un ottimo lavoro di Nicolas De Corsi. Al numero 15 troviamo Alceste Campriani, che è un pittore del centro Italia, che ha avuto a che fare con con, eh, eh, con eh, Terni perché è nato a Terni poi si è spostato con il padre e la famiglia a Napoli dove ha studiato la corte di Smargiassi e poi è morto a Lucca in Toscana è stato un pittore anche abbastanza viaggiatore ha fatto tantissime mostre devo dire in tutta Italia in tutta Europa un artista molto importante qui abbiamo la filatrice ultimo decennio del XIX secolo 45,5 x 58 45,5 per 58, davvero molto bella. Oh, al 16 lo specialista delle nature morte per quanto riguarda la Toscana, Giovanni Bartolena, i funghi, i funghi sono un soggetto molto molto importante per Bartolena. È una tavola grande del primo quarto del XX secolo. Misura 31x47, devo dire che c'è un prezzo eh, come se fosse una chiusura a mandato perché insomma mi sembra un'opera davvero di grandissima entità pittorica, di grande qualità. Eh, di questo grande artista, tra l'altro eh, nipote di Cesare Bartolena che si appoggiò molto ai macchiaioli. Eh. Questo è veramente un bellissimo lavoro di Giovanni Bartolena. Al numero 17 abbiamo invece. Un artista veneto, non noto a tutti perché è un pittore che ha dipinto anche, direi, abbastanza poco, eh, si chiamava Giuseppe Ponga, veneziano. Eh? Giuseppe, eh? Giuseppe Ponga, l'avreste dovuto già vedere, credo, no? no? È un olio dell'ultimo decennio del XIX secolo, 65x42 certificato e spettizzato la cornice è la sua originale in ottimo stato conservativo, loro anche antico, quindi non è stata proprio toccata, davvero di grande grande bellezza. Giuseppe Ponga. Poi al numero 18 troviamo Achille Vianelli, Achille Vianelli. Questo paesaggio marino visto dall'alto, siamo intorno al 1850, lui è stato pittore certamente della prima scuola di Posillipo insieme a Giacinto Gigante e a Gabriele Smargiassi e a Salvatore Fergola. L'opera misura 23x39, acquarello su carta, molto molto elegante e molto bello anche. Eh? Notevole, notevole, Vianelli. Al numero 19 riprendiamo in mano, anzi iniziamo il discorso del, della pittura siciliana. Della pittura siciliana del XIX secolo e troviamo questo lavoro di Antonino Leto. Qui siamo nell'ultimo decennio, nell'ultimo periodo dell'Ottocento, 1894 95 eh, siamo a Capri certamente, perché lui dall'82 al 13, l'anno in cui purtroppo morì, eh, visse a Capri, parliamo di Leto, ed è una tavoletta di 32 cm per 21, è una costiera, una strada della costiera Davvero di grande qualità. Leto è rarissimo da trovarsi, è difficilissimo trovare Andonino Leto. Eh, quindi, veramente onore al merito, grande lavoro, grande qualità, grande bellezza. Al numero 20, Francesco Lo Iacono, forse il nome più illustre e più importante della pittura siciliana dell'Ottocento, è un cascinale nella campagna siciliana, siamo alla fine del XIX secolo è una tavoletta di 23 cm,5 x 38,5, anche qui il prezzo è veramente troppo, troppo interessante per essere perso. Al numero 21 troviamo Carletto Brancaccio, Carlo Brancaccio in una uh, rue de Paris davvero di grande effetto, di grande bellezza, che uh, vorrei veramente consigliarvi, 42 x 65,5 è possibile? Olio su tavola, siamo eh, direi alla fine del XIX secolo, direi fine 8 primi 9, grande lavoro, grande bellezza, grande qualità, grande qualità per Carlo Brancaccio. Al numero 22, al numero 22 troviamo Michele Catti, Palermo, mamma mia. Fine del XIX secolo, collezione Malcher, 50x 70 in realtà è 50,5 x 69,5 se vogliamo vedere proprio i millimetri. Però noi li vediamo i millimetri e quindi diciamo 50,5 x 69,5, quello su tavola. È una classica marina eh, all'albo al tramonto, vedete voi, di Michele Catti, pittore praticamente introvabile, molto più difficile trovare Catti che lo Iagono. La cornice è la sua originale, il prezzo a me sembra troppo interessante. Ritorniamo verso la Toscana, anche se eh, Giovanni o Giovannino Costa nasce a Roma, detto Nino Costa, morirà poi a Marina di Pisa nel eh, 1903, nasce nel 1826. Un pittore che si è affiancato alla schiera dei macchiaioli toscani. Questa è una fura. Eh, direi dell'ultimo quarto del XIX secolo, misura 40x27, la cornice antica è stata ridorata, è un bel volto, una bella figura di Giovannino Costa, Giovanni Costa. Al numero 24 Attilio Pratella, Attilio Pratella, primo quarto del XX secolo, questo è il famoso Vico Acitillo, dove lui è vissuto per diverso tempo, è una tavoletta di grande qualità, anche molto rara perché raffigura... Un paesaggio innevato e a Napoli non nevica mai, eh? quindi, quando troviamo uno dei classici pittori napoletani, che poi napoletano non era perché era romagnolo, che realizza un soggetto con la neve, è davvero cosa molto rara per lui e per i Rolli, per, per direi un attimino: equipararli. La tavoletta misura 31x21, la cornice è antica, il prezzo anche qui mi sembra una magia. Una magia. Al numero 25. C'è il mitico Consalvo Carelli, non può mancare, il Golfo di Napoli, il Castel dell'Ovo, il Vesuvio, opera eh, di grande eh, qualità. Le, sono le opere del terzo-quarto del XIX secolo, tra eh, il 1865 e il 1870, la tavoletta misura 19,5 x 36,5. certificato, espertizzato, davvero un ottimo lavoro di Consalvo Carelli. Al 26 La Storia, altro pittore storico, oggi abbiamo velatamente parlato dei Macchiaioli con Giovanni Costa, questo è Francesco Saverio Altamura, foggiano di nascita e napoletano di istruzione pittorica. Eh, forse si dice che la Macchia sia nata proprio con lui con una sua percezione, una sua eh, ideazione, che ha trasmesso poi ai pittori toscani che si riunivano al famoso ca Caffè Michelangelo nel centro di Firenze. È una tela degli anni eh, 70-80 dell'Ottocento, quindi molto antica, molto rara, e a questo punto direi anche molto bella, è una scena d'interno, ho detto anche scena di genere, misura... 64x50, olio su tela e prima tela, la cornice è stata restaurata, insomma una di quelle opere che vale la pena, varrebbe la pena un attimino non pensare sempre a, al costo, che poi è sì, chiaro che ha un costo, ma non ha un costo illimitato, eh? Queste sono opere che in asta si vendono a 8, 9, 10, anche 12 mila euro, eh? vale a trovare un eh, Francesco Saveri al Tamura di questa dimensione. Noi chiediamo ovviamente molto molto meno, come sempre ormai accade da tanti anni, e devo dire che è un altro lavoro da tenere d'occhio oggi. A numero 27, in una scala di prezzo nettamente piccola, c'è questo meraviglioso lavoro di Luca Postiglione, Convivio con Pulcinella. Siamo alla fine dell'Ottocento, un'opera ancora direi piacevole che mostra. Eh, allegria che mostra eh, spensieratezza, poi lui non fu tanto spensierato perché purtroppo subì la perdita di suo fratello per una brutta malattia. E quindi dopo la morte del fratello, la sua, anche la sua pittura andò via via un po' intristendosi, eh, un po' si è un po' rabuiata qui ancora. Nel periodo in cui il fratello era ancora, non stava proprio benissimo, ma era vivo, e, e quindi, fine 800, il Salvatore muore nel 6. Quindi c'è ancora gaiezza nella sua mh, espressione pittorica. Fine 8, primi 9, la cornice antica è un bel quadro, eh? misura 33x41. Al 28, ancora la Toscana, ho detto oggi, e eh, quanti toscani? Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toscani su 30, mazza eh? Questo è l'ultimo, giuro, Renato Natali, scherzi d'inverno? No, scherzi d'inverno 50x70 olio su tavola, 1950-1950 eh, è l'epoca. Molto molto bello, devo dire anche qui un prezzo meraviglioso. Al numero 29, straordinario lavoro di Riccardo Pellegrini, La Laguna veneziana, le vele veneziane, i pali d'attracco classici della laguna. Su questa tela, datata 1893 di Riccardo Pellegrini, di 35 cm x 60 cm, eh, certificato e espertizzato, la, 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 la cornice è la sua originale, davvero un ottimo lavoro di Riccardo Pellegrini. L'ultimo lavoro, l'ultimo dipinto è Gustavo Pisani, questo mercato della vecchia Napoli, davvero di grande qualità, di grande bellezza. Direi proprio tra la fine dell'8 i primi del 9, l'opera più vecchia che abbiamo avuto di Gustavo Pisani, anche più grande: 64x92, olio su tela, molto molto bello. Questo è non grosso modo è il 7 di oggi perché li abbiamo visti tutti. Sono 30 lavori, 30 di grande bellezza che potete senza. La benché minima ombra del minimo dubbio richiedere a un vostro cenno, non scatenate l'inferno, quello era il gladiatore, a un vostro cenno indicate il lavoro che volete visionare. Io sarò ben felice di parlarvene. Per quello che riguarda il prezzo non è un problema, sono tutti prezzi estremamente piccoli, misurati, corti, microscopici. Una vetrina come questa di 800 non c'è in Italia, signori cari, non per vanto mio personale, perché poi io. Ogni tanto qualcuno dice bravo, bravo a me, non c'entro nulla, io faccio il mio lavoro da tantissimi anni e, e noi dobbiamo anzi dire grazie a voi che ci date la possibilità perché nessuna opera è di proprietà aurora, quindi noi eh, lavoriamo con la vostra merce, però cerchiamo sempre di dare all'eventuale fornitore finale un prezzo molto piccolo, quello è l'accordo che ci deve essere. Vediamo se ci sono richieste. Gianfranco, per il signor Michele dovremmo presentare il dipinto numero 15 di Alceste Campriani. Ah, bellissimo lavoro, quindi andiamo subito sul numero 15. Iniziamo subito alla, alla grande, su questa tela che segna senza il benché minimo dubbio la fine, l'ultimo decennio dell'Ottocento. La filatrice, è questa ragazza che sta rotolando la seta su quel gomitolo e c'è il filo di seta rotolato su quel. Eh, particolare telaio, oserei dire che eh, era una cosa di una volta, insomma, abbastanza improbabile oggi solo immaginarlo. Alceste Campriani nasceva a Terni l'11 febbraio del 1848, è morto a Lucca il 27 ottobre del 1933. Pittore che ha fatto parte anche della scuola Resina insieme a Denittis. Nel 61 aveva solo 13 anni e seguì suo padre che eh, si trasferì da Terni a Napoli che faceva ancora parte dello Stato pontificio. Il giovane Alceste era poco incline agli studi letterari al quale era stato destinato da suo padre e si iscrisse dal 1862 al 1869. A Napoli, ai corsi di pittura all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e fu allievo principalmente di Gabriele Smargiassi, ma anche di Giuseppe Mancinelli. Incontrò, pensate, compagni di studio il calibro di Giuseppe De Nittis, che poi fu cacciato dall'Accademia perché non voleva studiare, ma è diventato lo stesso Denittis. il grande Vincenzo Gemito e addirittura Antonio Mancini. Nel 65 presentò il suo saggio alla scuola di Capodimonte ed ebbe grande successo. Nel, 1871, eh, nel 1863 aderì alla scuola di resina che era stata fondata da Federico Rossano eh, e da Marco De Gregorio. Eh, tornò a Napoli nel 1871 perché proveniva da Parigi e Denittis rimase molto impressionato dai suoi lavori e lo fece conoscere ad Rodolfo Goupil, con cui stipulò un contratto. Che legò al Cese Campriani a Goupil per 14 anni, dal 70 all'84. In questo periodo eh, lavorò molto tra Londra e Parigi e i suoi quadri furono molto apprezzati. Poi mh, fu presente alla mostra di Torino del 1880, ma ricordiamo che dal 1867 al 97, praticamente finita l'Accademia, fino alla fine dell'800, partecipò a tutte le promotrici napoletane e comparve anche molte volte come membro della giuria giudicante. Eh, era molto amico di Palizzi, che apprezzava i suoi lavori, eh, soprattutto quelli in cui rievocava la scuola di Resina. Partecipò alla Triennale di Milano del 1897 e le sue opere le ritroviamo nei più importanti musei italiani. Quindi al Ceste Campiani possiamo dire che è un pittore di grande e largo raggio. 45,5x58 firmato, certificato, espertizzato, un lavoro di grande bellezza, di grande fascino che non dovrebbe passare inosservato agli occhi dei grandi collezionisti in questo, in questo eh, interno. Molto sorridente la ragazza. Eh? Gianfranco, poi per il signor Paolo dovremmo presentare il dipinto di Nicolas De Corsi, numero 14. 14, 14. Quello è veramente bello, poi del 17 è un'opera molto remota, eh? Di Nicolas De Corsi. Questo è molto bello, questo, questo Alceste Campriani, considerate che è un pittore di pieno 800, eh? ha fatto molte biennali veneziane, l'ho detto, io ricordo... Eh, che eh, anni fa abbiamo avuto un dipinto della biennale del 22, la tredicesima, era il mattino toscano. Io me lo ricordo ancora come fosse ora, ce l'ha qualcuno di voi. Ed è un artista che eh, insomma, ha dato veramente grande lustro alla pittura del XIX secolo. Questo è un buon quadro, un bel quadro. Eh, la filatrice, questo soggetto, direi davvero particolare. Eh? anche perché se no altrimenti è sempre marina o paesaggio, quindi questo è un, un interno, una scena d'interno. Gli interni non sono mai frequenti, eh? Frequenti, frequenti, frequenti. frequenti. 16. Quattorni. Scusa, 14, ho sbagliato, e pensavo fosse 16, non ho guardato. Sì. Sono andato a memoria, invece dobbiamo tornare indietro, è vero, è vero. Ebbè, questo è un grande, un grande quadro, eh? Sì. Quello di grande effetto. Non ti avvicinare perché così si vede bene, poi ti avvicini. Perché se si vede c'è vuole un po' di riflesso il quadro 50 70 dai e poi eh, mi hanno scritto 48 69, poi lo misurai, mi sono dimenticato di far sistemare le misure comunque eh, 50 d'altezza, se non ricordo male, per 69 circa 50 70 e de firmato dei corsi 17 certificato e espertizzato. 17 è una, è una, è una data molto remota, molto antica eh, perché lui ha iniziato a dipingere proprio intorno al 1901, ma raccontiamo la storia, molto bella è anche la cornice che devo dire essere parte integrante della dipinto. Lui nasceva a Odessa perché suo babbo era il consonorario in Crimea nel 1882, purtroppo subì una grave tragedia, il, piccolo, il piccolissimo Nicolas, perché suo padre morì quando lui aveva un anno, nel 1880, il Papa dei Corsi, e ciò contribuì a fargli trascorrere un'infanzia un attimino infelice. Sì, sì, puoi fare in particolare. Eh, eh, lui eh, praticamente eh, viaggiò con sua madre in Europa e poi nel, nel 1900 arrivò eh, in Italia per un viaggio di vacanza e eh, soggiornò prima a Napoli e poi a Roma. A Roma conobbe Carlo Siviero che era professore d'arte sia a Roma che a Napoli e capì che il giovane De Corsi nella sua giovinezza aveva sviluppato un senso artistico davvero notevole, cioè aveva imparato a dipingere, a disegnare se non altro. E quindi pensò opportuno di presentarlo a Antonio Mancini che a Roma era forse il più grande pittore dell'inizio del XX secolo, della fine dell'Ottocento, in primi Novecento. Mancini Oggi magari ad averlo un Mancini, eh, è un po' che non abbiamo più, purtroppo è difficile trovarli. Eh, quando li trovi ti chiedono delle cifre eh, in, enormi. Ma ritorniamo a De Corsi. De Corsi quindi accettò di buon grado e iniziò a studiare, a lavorare con Mancini. Mancini di fede da insegnante e anche un pochino da istitutore perché il giovane De Corsi gli era mancata la guida paterna. Nel giro di poco tempo si fece ben volere da tutti tanto che... Gli artisti del secondo Ottocento, primi Novecento, che erano ancora vivi, possiamo citare Dalbono, possiamo citare Migliaro, Pratella e Irolli. i Rolli, dettero tutti buoni consigli. Addirittura il vecchio Gemito ebbe parole di lodi per due. Il gemito era un po' strano, un po' lo chiamavano il pittore pazzo, lo scultore pazzo, Vincenzo Gemito. E quindi si fece benvolere da tutti. Nel giro di poco tempo iniziò ad allestire mostre. Alle Biennali veneziane, alle, scusate, alle veneziane sì, era sempre invitato, ma le promotrici napoletane, per esempio, di Rosa. Nell'11 1911 partecipò anche alla Mostra Nazionale di Roma, importante ed ebbe grande successo. Quindi, un artista davvero notevole. È morto nel 1956 o a Napoli, attore del Greco. Poco conta, poco conta, perché sì, qualcuno dice che sia morto a casa di Antonio Madonna, che è stato il suo allievo e che imitava nella pittura De Corsi. Questo è un bel De Corsi, ho guardato il prezzo che ho comunicato alla nostra Clara e direi che è un prezzo che mi sembra davvero scandaloso, scandaloso per quanto è piccolo e microscopico. Quindi mi sembra una grande chance. Per la conferma, visto anche che ha una bella cornice, visto anche che è un bel soggetto, visto anche che ha una datazione vecchia, 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 è, un, è quello che in fondo è il mare, eh. si capisce insomma che questo è un paesino sul mare, potrebbe essere anche Torre del Greco vista dall'entroterra, questo è il mare, è una fascia di mare, questa è la zona in controluce, qui c'è un viandante, una mamma con le due bambine e un, una, una basilica, una, una chiesa e il paese. Davvero molto bello, è un quadro che ha 107 anni, non li dimostra in perfetto stato conservativo alla perizia del periodo del Tribunale che ne assevera la corretta autenticità. Davvero molto molto bello questo lavoro di decorsi. Franco poi per il signor Raffaele dovremmo presentare il dipinto numero 9 di Antonio Pucinelli. Puccinelli. Puccinelli, Puccinelli, Puccinelli. Eh? Mi raccomando con dei corsi, non perdete questa grande chance. La cifra è ridicola, ricordo che c'è il tasso zero. Eh? Qui il tasso zero c'è, c'è e come. C'è, c'è, c'è e come. Eh? Quindi non lasciatevi sfuggire questa grande opportunità. Vi ricordo che la visione a casa è gratuita, è inutile dire, ci penso, le solite frasi di circostanza, o e sì o è no signori, anche perché ripeto, io conosco questo mestiere ormai da tanti anni, sono momenti, io devo dire, molto complicati. Eh? Ma molto complicati perché oggi trionfa. Il niente, magari, si spendono soldi per delle fesserie e poi magari per una cosa buona non sembra sempre troppo. Quindi eh, siamo arrivati a un punto della storia dell'uomo abbastanza complicato. Eh, questa è una nicchia di, 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 di arte molto raffinata, molto esclusiva, proprio perché riuscite a trovare delle opere che eh, oggi sono molto, molto difficili da trovare. perché L'Ottocento è una pittura. Uh, che, va, che è molto apprezzata e molto ricercata, a differenza dei quadri magari del XVII e XVIII secolo, a parte le grandi firme, che siamo d'accordo anche quelle sono importanti, ma tutto quel, mh, direi quel, eh, quel nucleo, quel, quel gruppo di opere che sono attribuite a scuola di bottega di, quindi non si sa che valore effettivamente hanno. E devo dire che è pieno il mondo, e noi quelle opere io cerco sempre di non prenderle mai in esame se non costretto magari da un lotto diverso, magari per avere che ne so, un decorcio, avere un irolli di, questo, di questa entità, magari sono costretto anche il committente a dire: sì, te lo do, però devi prendere anche l'altro in affidamento. Allora, qualche volta ho chiuso gli occhi, e le ho prese, però voglio dire. Eh, e questa è la pittura che io voglio proporvi, opere di artisti del calibro di De Corsi, di Rolli, di Campriani, di Ponga, di, di Leto, insomma sono opere veramente importanti. Lo Iacono, Catte, oggi abbiamo la Grande Sicilia. Quindi, mi raccomando, questo è un gran quadro. Il prezzo è meraviglioso, eh? è un prezzo meraviglioso questo per De Corsi. Eh? Prezzo meraviglioso. Poi, adesso quando lo giro, vi dico la misura esatta. Non misuro perché è una tavola, quindi... Ma questo è, una, è tutto un altro pianeta, dai, guarda che... Ferma, guarda, guarda, guarda che luce che ha, si illumina, sembra che c'è una lampadina dentro. Hai messo lampadina, no, la lampadina, Mino? Hai messo la lampadina? Ah, apposta c'è la luce. Allora, c'è un trucco, c'è un trucco. Il nostro Mino ha messo la lampadina dietro, apposta si vede illuminato. Non è vero. Eh? Allora, Puccinelli Puccinelli mi pare che hanno chiesto. È una scena d'interno, mazza quanto è bello. Eh? 1870. Mamma mia, vecchissima. Eh? C'è anche un numerino, il numero uno magari di una mostra. Queste collezioni, collezioni Lomi. Era un quadro che probabilmente il nonno di Massimo, cioè Giovanni Lomi, aveva barattato, aveva scambiato con delle sue opere, con un suo collega appunto di Pisa, di Castelfranco di Sotto. È una tavoletta di 29x18 ad olio, di grande qualità. all'epoca è anni 70 dell'Ottocento. Questo era molto più, 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 più vecchio di Giovanni. 1820. Eh? Guarda che meraviglia. Eh? Lui nasceva a Castelfranco di Sotto il 19 marzo del 1822 e morto a Firenze il 22 luglio del 1897. Eh? No, questo è un interno davvero bello, eh? sembra un ricevimento. Fu considerato un talento precoce pittoricamente parlando. Pensate, già nel 1839, a, a soli 17 anni, eh, gli fu concesso un sussidio per iscriversi all'Accademia delle Belle Arti di Firenze dove si formò la scuola di pittura di Pietro Benvenuti e di Giuseppe Bezzuoli, maestri dagli altri, di Giovanni Fattori di Silvestro Lega. Eh, nel 1846 vinse il primo premio maggiore del concorso triennale indetto dall'Accademia di Firenze. Nel 1948 partecipò alla mostra della società promotrice fiorentina e eh, lui ebbe anche delle frequentazioni al caffè Michelangelo con i Macchiaioli intorno al 1850. Quindi lui non è, non è considerato un macchiaiolo, però è un pittore che ha avuto molto a che fare con i macchiaioli. Io ve la leggo a larghe, a larghe. perché ha quattro pagine, cinque pagine di storia, quindi non vorrei annoiare nessuno, anche perché il quadro costa veramente due spiccioli, due baiocchi. Nel 1854 partecipò all'esposizione di Bologna e nel 55 venne nominato professore delle belle arti all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Nel 1958 è con e Ciseri, grandi insegnanti sempre in mostre in quelle zone nel 61 uh, venne nominato professore di pittura all'Accademia delle Belle Arti di Bologna nel 62 partecipò alla Promotrice fiorentina insomma un artista notevole qui leggo opere al Museo Nazionale di Lucca di Palazzo Mansi Galleria dell'Accademia di Firenze Uh, Chiesa Sant'Andrea Apostolo di Volterra, uh, Palazzo Pitti a Firenze, ancora Palazzo Pitti 2 3 4 volte, Accademia Nazionale di San Luca a Roma, uh, Palazzo Pitti a Firenze, Ammazza Giuseppe Antonio Puccinelli, Antonio Puccinelli. 1870 l'epoca, è una scena d'interno davvero di grande qualità, uh, da non perdere, da non perdere, eh? Da non perdere certamente, vi voglio dire anche il prezzo, tanto Massimo non dirà nulla: 600 euro, 600 euro soltanto, 600 euro finale. Signori, neanche una stampa del poligrafo dello Stato. Comprate con un quadro che ha 150 anni circa. Eh? Sano, intatto, perfetto, portato a casa tua senza problemi, Antonio Puccinelli. Antonio Puccinelli, guarda che meraviglia! Eh? guarda che sogno! Pagabile anche con 50 euro al mese. Tesoro De Corso, rivediamo. Finiamo con Puccinelli perché insomma dovrebbe essere un giochino da ragazzi, sentirlo confermato. Eh, è il quadro meno costoso di oggi, è il quadro meno costoso di oggi. Io solitamente approfitto se posso. Se non mi è stato più vietato dire il prezzo, sempre del quadro più piccolo, in modo che voi sapete che il minimo è questo 600 euro. Da qui si sale, però non si sale a 20.000, 50.000, 30.000, ogni tanto sento dei prezzi sproloquio, dei prezzi inventati di decine di migliaia di euro, non si capisce neanche il perché oggi, con un mercato così eh, particolare. Noi cerchiamo sempre di rimanere su livelli molto piccoli. Come questa opera di Puccinelli, con il De Corsi, abbiamo visto appena due opere. Questo è un quadro, secondo me, da non perdere assolutamente. 600 euro finale, 29 per 18, Antonio Puccinelli, 1870 all'epoca, collezione, collezione Lomi. Dal baule dei ricordi, dal baule dei ricordi. È confermato. È facile, insomma, 600 euro non ci compri. una stampa del poligrafico poligrafo lo sta, davvero. Eh? Volevo rivedere dei corsi. Mi dice la nostra Clara, che hanno chiamato in tre addirittura. Allora, devo dire che questo è il prezzo di un eh, 35-45-40-50, perché questa misura, che è praticamente 50-70, mancherà un centimetro, un lato forse, costa troppo di più. C'è una cornice che da sola vale 700-800 euro perché è una guantiera tutta incisa a mano, perfettamente dorata. L'opera è del 1917. Sul mercato, ed è datata, non è che me lo invento, c'è una perizia che costa dai 3 ai 400 euro di un periodo del tribunale che ha posto il timbro, l'ha firmata asseverando l'autentica. Eh, è un quadro che del 17, ripeto, oggi sul mercato trovi opere degli anni 30, 40, non del 17, 17 è molto raro anche qui ad Aurora. È l'opera più vecchia a parte una che abbiamo avuto del 5 del 1905, che era 40 50 Questa è la seconda più vecchia. Spesso troviamo opere del 22, del 21, ma del 17 è davvero raro. Guardala bene, perché sarebbe un peccato, eh? Sarebbe veramente un peccato. Intanto, fra fai. Eh, prenotati questo meraviglioso lavoro di Puccinelli. Oh, bene, 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 bene! Ragazzi, sono quadri facili, non mi dite che è difficile confermare un lavoro di questa entità al valore economico, perché queste sono opere che abbiamo sempre venduto a cifre completamente diverse. Eccola qua, 1917 De Corsi. Quindi davvero di grande bellezza. Dunque, io vorrei vedere un classico subito. Vorrei farvi vedere il numero 24 Attilio Pratella. Andiamo a vedere quello scorcio innevato. Vico Acitillo a Napoli, 31 per 21, olio su tavola, grosso modo 1920, poi se è 25 è uguale, diciamo racchiuso nel, racchiuso nel primo quarto del XX secolo, molto bello, guardalo, no non ti dico nulla, te lo volevo solo far vedere, perché vorrei che foste voi i protagonisti, vorrei che foste voi i protagonisti ci sono tanti quadri belli da scegliere la grande pittura, i grandi lavori i grandi maestri, e allora forza palla avanti e pedalare ma pedalare, 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 pedalare pedalare, 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 pedalare eh certo, è che stai lì a fa' che chi, a fa' che chi, a fa' che chi a fa' che chi, eh che chi, che chi, che chi, dai. Gianfranco, scusami, poi dovremmo presentare il dipinto numero 29 di Riccardo Pellegrini. Bella, quella è bella, quella è bella, Pellegrini, 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 certo, certo, lo vediamo, lo vediamo. Intanto guardatevi questo pratella poi se volete ne parliamo e ve lo spiego, perché insomma, vederlo così, costa estremamente poco. Eh, tra ragazzi miei ragazzi miei bene allora possiamo andare da Napoli con la neve a Venezia con le barche la laguna la laguna beh questo è un quadro davvero di grande bellezza di grande entità eh? è firmato e datato all'anno 1893 in prima tela e sono è un soggetto molto Molto anomalo, molto anomalo per Riccardo Pellegrini, perché Riccardo Pellegrini era, era più frequente fa, vederlo nelle scene di genere in esterno, anche scene un pochino spagnoleggianti, francesizzanti, perché lui ha lavorato dopo il Novecento molto all'estero, forse più all'estero in Italia. Ma andiamo per ordine, raccontiamo la sua storia. Anche questa è un'opera periziata, con la perizia, la tela, perché di tela si tratta, a misura 35x60, è un quadro di grande entità, di grande bellezza. Riccardo Pellegrini nasceva a Milano l'11 marzo del 1863 è morto vicino a Milano in un paese che si chiama Crescenzago il 31 marzo del 1934. Studiò all'Accademia delle Belle Arti di Brera e eh, entrò a far parte anche della pittura degli scapigliati milanesi, della scapigliatura milanese. Poi eh, partecipò a mostre alle permanenti di Milano, alle promotrici milanesi, torinesi eh, e poi in, nei primi del Novecento iniziò a spostarsi, ma ricordiamo che ha lavorato anche a Roma e a Napoli con Domenico Morelli, con Domenico Morelli ha lavorato anche alla fine dell'Ottocento. Nel del 1900 iniziò a viaggiare in Spagna, in Inghilterra e in Francia per allargare le sue cognizioni artistiche. Nel 1912 a Londra vinse il concorso della Casa Müller. Le illustrazioni del Gil Blas. Gli vennero poi commissionate le illustrazioni per il Don Chisciotte e le principali riviste d'Europa lo volevano come collaboratore. Espose anche molto all'estero e pensate al controsenso: le sue opere si trovano a musei dell'estero. Si trova, per esempio, un suo dipinto al Museo d'Arte di Berlino, un altro al Museo Gofort di Stoccarda e un altro a Parigi alla Galleria d'Arte Goupil. Poi i disegni del Gil Blas vennero raccolti in una sala dedicata a Riccardo Pellegrini nel museo di Glasgow nell'Alta Scozia. Insomma, un artista degno di essere chiamato tale, artista vero, maestro vero, maestro d'arte. Eh? Questo è un gran bel lavoro. Eh? Altrimenti la Venezia poi la vediamo sempre dei medesimi. Allora. Questi sono quei lavori che escono dalla solita monotonia, dalla solita monotonia della pittura mh, spesso vista e rivista che potrebbe, che ne so, la palissiana e la, la Venezia di Rubens e Santoro, dico io magari ad avercela, magari l'avessi, eh? Adesso vai in asta, quando va in asta il 19 a Finarte o c'è già stata? Non me lo ricordo più, devo guardare. C'era un'asta che andava in opera, opera di Sant'Oro. Forse oggi, forse oggi, forse oggi va in asta, sai? Se non abbiamo ascolto, saranno tutti a comprare quell'opera. Eh sì, 33 per 24 parte da 30.000 per voi è una sciocchezza, eh? Quindi sicuramente la comprere, qualcuno di voi la comprerà, qualche, un cliente di Aurora la comprerà. Guarda, loro sanno quando, eh? Allora, stavo dicendo. Che, eh, ehm, diciamo che eh, nella tematica pittore Pellegrini trovare un lavoro come questo è estremamente raro, estremamente, estremamente raro, è proprio qui la bellezza. Abbiamo anche la cornice sua, perché si tratta di cornice originale, questa parte scura che da lontano sembra un velluto verde, non è velluto, è la parte che è satinata e si è scurita col tempo. Eh? La cornice è proprio la sua originale, è un bel quadro, mi piace molto. eh? A me piace molto, è conservato l'altro perfettamente, hai fatto vedere la datazione in basso a destra mi pare? 1893, ok, ok, no, no, non c'è bisogno che lo fai rivedere. È un gran quadro, un gran quadro, io sai, poi parlo, eh, guardo, vedo, faccio e quindi l'opera è, 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 è... Gianfranco, poi per il signor Salvatore <ride> dovremmo presentare il dipinto a cavalletto numero 13 di Vincenzo Erolli. Oh, finalmente una richiesta importante, eh? Ma ditemi la sincera verità: Pratella è passato di moda? No, fatemelo capire perché vorrei capire. C'è anche la foto del pittore dietro. Questa è un'opera vera, un'opera importante. Un bel quadro di Pratella, non me l'avete neanche chiesto. È un quadro degli anni venti. Come mai? Eh? Eh, mi sembra molto strano. Ma ritorniamo a Riccardo Pellegrini. A Riccardo Pellegrini. Eh? Ma io una cosa vi vorrei chiedere, ma non vi piace più questa pittura? Dobbiamo smettere di fare trasmissioni dell'Ottocento? Perché è un po' un lungo periodo che vi vedo imbalsamati, vi vedo bloccati nelle articolazioni, nei gesti, siete inesistenti. Come mai? Non vi piace più questa pittura, la smettiamo? Di là c'è di tutto, tu dimmi un pittore c'è di là, oltre a questi 30 che abbiamo oggi non capisco questo atteggiamento e il sole? sì, quando esce il primo sole tutti che guardano il cielo ah, il sole poi fra un mese eh, però fa caldo io ho detto invece del quadro se siete ristrettezze prenotate prima un climatizzatore compratevi clima perché quest'estate ci saranno oltre 50° gradi. sono previsti 50° quest'estate quindi è bene morirsi di climatizzatore che se no uno si soffoca Poi se ci sta anche il quadro, io penso alla vostra salute, quindi il climatizzatore vita più del quadro. Ma ritorniamo alla pittura che noi vendiamo quadri non climatizzatori. Allora, questo è davvero un gran quadro, 35x60 ad olio, perché vedo poco interesse, poca eh, dedizione, eh? Eh, vedo poco, poca ricerca, poche domande, poca a parte rare, insomma. Posso citare eh, qualche amico stretto, caro eh, Roberto, Paolo, altri. Però eh, manca proprio quel? Eh, quel esatto, c'è un blocco proprio dopo la Santa Pasqua, proprio tutto, Siete proprio scoppiati. Eh? L'uovo va fatto male, va fatto male? Eh? Chissà che c'era in quell'uovo di Pasqua, in quella colomba pasquale. Andiamo a vedere il numero 13. No, perché prima di Pasqua, fino a Pasqua, insomma, dopo Pasqua, proprio l'aprile dolce dormire, del resto, ecco da dormite proprio, eh? posso dire proprio il grande dormire d'aprile. Ma andiamo a vedere, quindi mi sento lusingato di aver ricevuto la richiesta di questo lavoro. Di questo lavoro, eh, bananana, questo è un gran quadro, eh? che i rolli credo non ci sia ombra di dubbio. 90x60, olio su tela, vi voglio far vedere questa perizia che è un po' diversa, poi abbiamo anche quella del Di Mauro, ma è un po' diversa dalle altre. Questo è un perito antiquario, addirittura cavaliere, c'è la perizia di questo dipinto da parte del cavaliere Renato Musetti, periti esperti antichità mobili oggetti d'arte. Timbrate e quant'altro, Vincenzo Irolli, data di nascita e di morte, ragazza con gallina. Ok? Qui abbiamo la foto, non datato, dipinto, olio su tela 90-60, firmato in basso, c'è la collezione di una banonessa, collezione privata. Qui c'è l'esame, attento, che poi vi andate a leggere. E qui, alla fine, valore di mercato e presumibile e realizzo. A mio parere, in data odierna, l'opera Ragazza con gallina, a firma di Vincenzo Irolli, olio su tela, dimensione 90x60, una quotazione di mercato di euro, 12-16 euro. Ecco qua, ok? I prezzi di stile sono basati su risultati d'asta. Quindi io devo dire che la valutazione di questo dipinto da 12 a 16 è molto contenuta perché è un quadro che può chiedere anche 25, 30 mila, quindi è, una, devo dire, è un perito serio questo che ha fatto un bel expertise. E poi c'è l'altro del professor Di Mauro, epoca grosso modo anni 30. Lui mi sembra che dice il Musetti 1920-1930, mentre Marco dice 30-40. Ma insomma... Il 30 c'è su tutte e due, quindi si trovano. Poi è chiaro che uno la vede in un modo, uno la vede in un altro. No? Come quando fai esaminare un diamante, vecchi ricordi. Eh? Questo è un gran quadro. Infatti, se andiamo a vedere una battuta d'asta di un po' di tempo fa, ma neanche troppo, del 2017, nella più illustre casa d'asta italiana, forse la Pandolfini a Firenze. Sì, troviamo un lavoro di rolli verticale. La dimensione era 88 x 47,5, il nostro è 90-60, che fu aggiudicato, diritti d'asta compreso, incluso spese, a 43.750 euro, più piccolo del nostro, sempre olio su tela, una tela scura, sotto, proprio come la nostra. È accaduto alla Pandolfine Case d'Asta in borgo degli Albizi a Firenze l'11 novembre del 2017, sono sette anni fa, sei anni e mezzo fa, 14 anni? 14 novembre, beh, è uguale, eh, eh, sette, sei anni e mezzo fa. Bella ragazza, bella fanciulla, questa eh, esposizione, questa realizzazione di questo grande artista. La cornice è quella che avevano, l'abbiamo fatta ridorare, il paspartore di velluto e l'abbiamo dovuto sostituire perché era pieno di macchie e di abrasioni. Opera importante, Irolli credo che eh, insomma sia un artista che molti di voi conoscano, molti di voi apprezzino. Nasceva nella città di Napoli... Il 30 settembre del 1860 è morto a Napoli il 27 novembre 1949. si avvicina alla pittura a 17 anni e si iscrive all'Accademia frequentando i corsi di Gioacchino Tomo e Federico Maldarelli. Ecco l'anno ehm, successivo nel 1978, realizza un'opera, il ritratto. Ecco benissimo, del pittore Izzo che viene notato da Domenico Morelli per l'impiego di una forte tavolozza. Dal 1880, libero dall'Accademia, esercita una carriera che dura praticamente 70 anni circa. Partecipa a moltissime rodicie napoletane, e di Salvatore Rosa. Nel 1887 presenta l'Esposizione Nazionale di Venezia e negli anni eh, 80 fa anche le mostre a Torino. Eh, espone a Modi di Baviera nel 1890, a Genova e Berlino nel 1892, a Roma la mostra universale del 1893, 1894 permanente di Milano, a Parigi era già stato nel 90, torna ai saloni d'autunno del 1907 e 1909. Si può dire che è un pittore che è stato in, tutti i più in tutte le più importanti mostre del suo tempo le sue opere sono eh, eh, in permanenza al Museo Mulaus in Francia alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze al Museo Civico Rivoltella di Trieste Museo Nazionale di Capodimonte Museo d'Arte d'Avellino eh, Galleria Civica e Moderna d'Arte Contemporanea a Torino e al Museo di Teolo Terme Artista importantissimo, doppia certificazione, doppia certificazione per questo lavoro di eh, Vincenzo, Irolli, Vincenzo Irolli. Il quadro è forte, il quadro è bello, il quadro è importante, il quadro è notevole. Sono questi i lavori, sono questi i lavori che io vorrei sempre, sempre eh, sentire essere confermati da voi perché è un buon quadro, perché è un buon lavoro, perché è un buon dipinto, perché è un'opera anche di grande dimensione. Poi, se mi chiedi l'opera anche più piccola, c'è, ripeto, eh, qui Aurora, grazie a voi che ci date fiducia, c'è tutto, c'è tutto. Però è chiaro che ci vuole anche dei vostri gesti, delle vostre azioni. Opere come queste, ripeto, quando si trovano sul mercato, bisogna parlare di soldi importanti, di soldi veri. Qui ha anche la possibilità di dilazionare l'intera somma nell'arco del tempo che tu decidi, dai 12 mesi, e non paghi gli interessi: cosa che non fa nessuna galleria d'arte e nessuna. Quindi dall'asta, l'asta si paga a pronta consegna, chiave in mano, giusto? Né tantomeno, né tantomeno un negozio del centro della tua città che si occupa di pittura di questo periodo storico. Quindi eh, è ovvio e naturale che Aurora Arte ha aperto nuovi orizzonti verso un eh, settore dell'arte che oggi è di grande, eh, di grande interesse, di grande appeal, di grande eh, centralità e con un piccolo sforzo, con dei piccoli accorgimenti, un pagamento diluito nel tempo ti puoi regalare delle opere davvero significative davvero significative guarda che meraviglia ah eri davvero... ah scusami non, non, non avevo visto proprio guarda che favola non ti avevo visto tesoro guarda che favola guarda che favola ciao guarda che favola che meraviglia, questo è un quadro serio, un quadro importante eh? perché poi alla fine questi sono i quadri ragazzi miei poi possiamo vedere tutto quello che volete oggi per esempio c'è il, il pratella che è la nevicata che so, voi Napoli c'è Napoli, Vuoi la Marina, c'è la Marina, c'è tutto qui, ripeto. Esatto, ci vuole la voi non avete la concentrazione, riuscite a concentrarvi sul pezzo. Ok? Si vede? Prendiamo il cannocchiale? Dai, piglia il cannocchiale. Eccola la firma! Evviva, abbiamo la firma! Eccola! Doppia certificazione! Mamma mia! Povera Italia. Povera Italia. Povera Italia. Eh? Io dove, dove ci presentiamo? Dove ci presentiamo? Eh? L'Italia dove si presenta? Eh? Quando vi, vi dico che non c'è attenzione, non avete attenzione. A me se non concesso, la firma è ovvio che c'è, se no avrei detto opera attribuita non firmata, ma certificata di Sono due perizie, adesso ve le faccio rivedere, ma ripeto, non mi ascoltate, non mi ascoltate, voi guardate le immagini ma non sentite, non è che non sentite perché non arriva il volume, perché siete distratti, non siete attenti, purtroppo non siete attenti. È un dato di fatto, io me ne sono accorto, perché è così, non si spiega altrimenti. Allora, non si mettono due luminari, due studiosi a fare le perizie di un dipinto come questo se non sono certi dell'autenticità, ci vuole anche un pochino di buonsenso. Questa è la perizia di un cavaliere Renato Musetti, che ho fatto vedere all'inizio, vi ho fatto vedere tutti e quattro i fogli perché... Volevo farvi vedere che ha dato anche una valutazione. Ok? E poi c'è l'altra perizia del professor Di Mauro che abbiamo visto molte volte con la foto in prima pagina e poi ci sono altri fogli registrati in tribunale con la marca da bollo. Signori, questa magari è la prima volta che vedete questa trasmissione. Non è Televate la pesca. Questa è la trasmissione di Pittura dell'Ottocento in Italia. Aurora Arte è l'Ottocento in Italia. Non c'è un'altra emittente che ha quadri come noi, non esiste. Sì, ne possono avere due o tre, magari sparano petardi a 3.000, perché hanno magari 3-4 opere importanti ma a prezzi che nessuno comprerebbe. Qui trovi opere giuste e vere a prezzi giusti. Quindi questa Aurora Arte è l'Ottocento in Italia. Il resto giudicatelo voi allora i rolli l'abbiamo visto questo era importante però ripeto io gradirei una soglia d'attenzione un attimino maggiore io gradirei una soglia d'attenzione un attimino maggiore andiamo a vedere un'altra opera facciamo un quadro facile facciamo un quadro facile facciamo per esempio questo lavoro di eh, Gino Romiti al numero 3 che è un pittore post-macchiaiolo toscano. Ed è un quadro del 1945-50. È un su masonite 40x30 ed è un paesaggio toscano. Pittore che nasce a Livorno nel 1881 e muore nel 1967. Studia a tutto il 1902 con Guglielmo Micheli e nel 1800 98 a 17 anni partecipa alla Permanente di Milano, poi fa quattro biennali veneziani e quattro biennali romani, un artista che fondò il gruppo labronico insieme all'amico Renato Natali, Corrado Michelozzi ed altri, gruppo labronico che esiste ancora. Sì, sì, sono tutte firmate, adesso l'amico non l'aveva vista perché magari era distratto, certamente distratto, ma sono tutte firmate, poi la firma, signori, è l'ultimo dei problemi. Laddove la vogliate vedere, basta chiamare e chiedere: Voglio vedere la firma. Ma ripeto, noi usciamo in televisione, quindi prima di mettere in video un quadro come questo o come quello, come quello, li facciamo vedere. Siamo certi, certi di quello che vi proponiamo. Anche perché insomma i quadri ballerini si vedono, i quadri non giusti. Qui sono tutte opere certificate, sono tutte opere certe, non ci sono problematiche. Rivediamo quest'opera di Gino Romiti, davvero di grande entità, di grande bellezza, 40x30 della prima metà del XX secolo. Le sue opere si trovano al Museo Giovanni Fattori di Livorno, alla Pinecotega Silvestro Lega di Modigliana. <coughs> La revisione finisce alle 18, perché tutte le trasmissioni finiscono alle 18. Eh? Bene, questo l'abbiamo visto. Andiamo a vedere l'opera numero 19 di Antonino Leto. La Sicilia purtroppo la vedo assente, saranno tutti al mare, ovviamente. In Sicilia, se qui c'è 27 gradi, ce ne saranno 35 in Sicilia, essendo molto calda. Per eh? oggi, io, però, ho detto: voglio. Siccome ora vediamo tutti, eh? 19 sì. No, parlavamo di gradi, I gradi erano 27, 15, 35. Ora no, de... no, noi facciamo delle tutte e tre le opere dei siciliani. Questa è la prima, Antonino Leto, 1894-95, anni 90 dell'Ottocento, eh, certificato, espertizzato ovviamente, è uno scorcio dell'isola di Capri. Lui nasceva nella sua amata Sicilia, Moreale. Il 14 giugno del 1844 è morta a Capri il 31 maggio del 13. Eh, si formò alla scuola del macchiaiolo Adriano Cecioni a Napoli e nel 1874 si trovava in un concorso artistico a Roma, dove strinse amicizia con Francesco Paolo Michetti. Artista eh, di grande talento, artista importante, eh, si trasferì successivamente a Parigi. Per approfondire le, la lezione dei macchiaioli, prima di recarsi a Parigi, dove frequentò per un certo periodo Giuseppe De Nittis. Al termine dell'esperienza parigina, nel 1880, soggiornò per un certo periodo a Portici e quindi tornò nella sua amata Sicilia. Però si racconta che lui ebbe sempre abbastanza problemi di salute, quindi si trasferì dalla Sicilia in un clima più mite che era quello di Capri e eh, dal 1882 risiedette a Capri fino all'anno in cui purtroppo morì nel 1913. Partecipò a moltissime mostre, tutte le mostre molte mostre alla promotrice napoletana, permanente di Milano, è stato anche all'esposizione universale di Parigi, è un artista che tra l'altro ha insegnato a dipingere a molti artisti, fra cui Michele Federico, ehm, eh, Felice Giordano, e tanti altri. Eh, con eh, Francesco Lo Michele Catti e anche un pochino Mario Mirabella forma eh, il piatto forte della pittura siciliana dell'Ottocento. Sono i quattro artisti più importanti, quattro artisti emblematici della pittura siciliana del XIX secolo. Le opere di quest'artista artista si trovano alla Galleria d'Arte Moderna Sant'Anna di Palermo alla Galleria d'Arte Moderna Ricciotti di, di Piacenza, Galleria d'Arte Moderna di Roma, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, Museo di Capodimonte, Pinacoteca Comunale Porto Recanati, appunto a Porto Recanati. Cosa vale questo dipinto, signori? È Un quadro che vale dei soldi perché è un'opera importante, è un'opera di grande qualità. 32,5 x 21. Ho sul tavolo anche una meravigliosa cornice, se non vi dovesse piacere il salvagonice si toglie e accompagnata anche questa da una perizia di un periodo del Tribunale che ne assevera l'autenticità. Io ogni tanto, perché è chiaro che non tutti conoscono i valori di questi dipinti, io ogni tanto vi aiuto facendovi delle proiezioni, delle, dei terreni di paragone con opere passate in asta, perché poi io per, o oh, chi mi aiuta nella, mh, nella ricerca di queste opere attraverso di voi che ci mandate queste proposte di vendita... Eh, ci avvaliamo dei siti d'asta preposti appunto, e cerchiamo di identificare l'artista e la misura negli ultimi anni grosso modo quanto può essere il valore effettivo, si fa una media e, e sfogliando le varie battute d'asta, questa è una battuta d'asta vediamo un po' del 2022 19, 19 novembre quindi mh, un anno e mezzo fa e eh, tra l'altro hanno sbagliato a scrivere la sciavica e la sciabica perché è la pesca al traino eh? o forse si dice proprio sciavica provo a scrivere se esiste la parola sciavica io non mi la sciavica mi ricordo la sciabica che è la pesca al traino però questa forse è il tiro delle reti forse si chiama sciavica, non lo so è successo a Napoli alla Vincent Casedasta d'Asta il 19 novembre del 2022 Aveva una base asta di 16.000 euro questo dipinto e misurava 40 x 25, era leggermente più grande del nostro, il nostro è 32 x21. Per eh, però voi capite che eh, insomma, la disparità di prezzo è notevole di questo dipinto che la base asta era 16.000. Vuol dire che se è stato, qui non c'è la giudicazione, se è stato acquistato a 16.000 è stato pagato 20.000 perché poi all'asta c'è il diritto d'asta, c'è l'utile che guadagna la casa d'asta che è il 25% minimo. Eh, voi capite, 16.000 la quarta parte sono 4.000 euro, sono 20.000 euro. Qui non si pagano diritti d'asta, qui non si paga nulla, se tu confermi questo dipinto, questo o quello, non devi pagare, ok? Lo vedi a casa, lo esamini, se ti piace, lo compri se non ti piace, ci stringiamo la mano e siamo amici come prima. Questo è un lavoro stupendo. Questo è proprio. Capri. Sembra una foto. Guardalo perché è veramente un gran quadro. Antonino Leto. Antonino Letto. la grande pittura. Veramente stupendo, veramente stupendo, veramente stupendo. Eh? 32,5 per 21, olio su tavola, ultimi anni, ultimi 5-6 anni dell'Ottocento, grande qualità, grande bellezza, grande resa. Eh, mi sembra davvero molto bello. Vediamo l'altro suo collega, non voglio dire antagonista perché eh, non c'era... Grande antagonismo. L'anno di nascita è leggermente eh, antecedente a quello di Leto perché eh, Francesco Lo Iago nasce nel 1838. Questo è un cascinale della fine dell'Ottocento e l'opera misura 23,5x38,5. Anche questa è periziata, certificata, espertizzata ed è un quadro molto molto bello e molto molto raro. Nasceva a Palermo il 26 maggio del 1838 e moriva il 26 febbraio del 1915. Considerato il più importante paesaggista dell'Ottocento siciliano. Iniziò a lavorare alla pittura con suo padre Luigi, che era pittore a sua volta per poi essere allievo di Salvatore Loforte. Nel 1856, 18 anni, si trasferì a Napoli dove affinò le doti, frequentando anche l'artista Filippo Palizzi. Eh, poi viaggiò a Firenze e entrò in contatto con la scuola dei Macchiaioli. Nel 1860, intorno ai 22 anni, ebbe una, uno slancio di eh, patriottismo e eh, fece parte anche della Spedizione di Mille insieme a Nino Bixio. Nel 1863 si era già dimenticato di essere un patriota ed era a Firenze e l'anno successivo espose un'opera che fu acquistata da Luigi Federico Menabrea. Nel 1870 espose il dipinto La Valle dell'Oreto a Vienna e poi a Parigi. Due anni più tardi fu nominato professore di paesaggio all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e Nel 1874 le sue opere furono esposte in Francia a Bordeaux. Eh, fu soprannominato il ladro di sole o il pittore del sole per la sua capacità di infondere luminosità alle proprie opere. Nel 78 espose con grande successo all'esposizione internazionale di Parigi, consolidando il suo successo a livello internazionale. Nel 1891-92, come ovvio, partecipò all'esposizione nazionale di Palermo. Nel 1995 partecipò alla prima Biennale veneziana, a cui parteciperà anche molte altre volte. Tra i suoi committenti ci furono diversi aristocratici e eh, nel 1883 un suo dipinto fu acquistato dalla regina Margherita di Savoia per il palazzo del Quirinale, dove probabilmente sarà ancora. Ehm, è stato il maestro di pittura di Michele Catti. Pensate un po', morì a Palermo a 76 anni ed era amico intimo di Gabriele D'Annunzio. Le sue opere si trovano in tutti i più importanti musei italiani, soprattutto in Sicilia ovviamente. Signori, cosa dire? È un artista a livello internazionale. Francesco Loiacono, io dico sempre, magari ad averlo, magari a trovarlo. Questa, ecco, questa è una triade, se fosse un periodo normale evidentemente non lo è, questi sono uno, due, tre quadri che dovrebbero fare così, tre, tre persone diverse, magari, perché no, della Sicilia, perché io in Sicilia ho, dato, ho venduto molti lavori di Iacono. Eh? diversi lavori di Francesco Iacono. questa è una bella tavola, cornice, l'abbiamo ridorata, firmato, periziato da un perito che l'ha osservato in tutte le sue parti, dichiarandolo assolutamente autentico. E questa è l'altra opera di eh, scuola di pittura siciliana che abbiamo. E concludiamo questo tour della Sicilia con l'artista più difficile proprio da trovarsi, il numero 22 Michele Catti. 50,5 x 69,5. Diciamo 50-70 così lo ricordate meglio. Certificato ed espertizzato, anche questo come normale è giusto che sia. Nasceva a Palermo il 5 aprile del 1855 e vi moriva il 4 luglio del 14, uno dei più importanti paesaggisti dell'Ottocento siciliano. Nacque dal nobiluomo Andrea e da Carmela Riotta la nuova paterna era Concetta Natoli di nobile famiglia messinese discendenti dei principi di Sperlinga Michele Catti era il secondo figlio di quattro fratelli e tre sorelle il padre appartenente a una famiglia di giudici e di avvocati voleva che diventasse anche lui avvocato ma il giovane Catti non era convinto della scelta per cui avviare gli studi tecnici li lasciò a 18 anni per recarsi a dipingere in campagna e poi eh, si avvicinò al maestro Francesco Iacono, che però non eh, poi abbandonò il maestro Iacono perché non sopportava i minuziosi esercizi di apprendista a cui era obbligato dal grande maestro Iacono e si accostò in modo più diretto alla natura. La sua prima apparizione a una mostra fu la promotrice di Palermo del 1875. Lui aveva vent'anni, espose l'opera Burrasca d'Otun, fu notato e ammirato da. Jean-Léon Gérôme, che era un grande artista francese di quel periodo, eh, espose ancora l'anno dopo sempre una mostra a Palermo. Eh, in quegli anni si legò rapporti d'amicizia con Vincenzo Ragusa e eh, eh, trasferì la sua pittura anche per un, mm, soggetti orientalisti che realizzò però per pochissimo tempo. Nel 1881 fu presente alle Belle Arti di Milano. Eh, e lì fu grande successo. Nel 1885 eh, si avvicinò all'impressionismo e agli lavori di Antonino Leto con cui lavorò per un brevissimo tempo. Quindi eh, eccoci qua. Eh, anche Francesco Paolo Michetti ammirò molto i suoi lavori e lo invitò a lavorare nel suo studio di Roma. Il 7 aprile 88 si sposò. Nel 1991 fu alla Triennale di Milano e alla Promotrice di Palermo e anche alla mostra del 1893, qui tutti gli anni 90 furono pieni di mostre insomma un artista importante, lo troviamo anche qui nei più importanti musei italiani è l'artista forse più difficile da trovarsi nel senso più assoluto nel senso più assoluto sul mercato per quanto concerne la pittura dei maestri siciliani Qui avete una bella, una, bella, una bella opera, un bel lavoro, è una marina al tramonto, oh finalmente dai, guarda che favola, certificato, espertizzato, un grande lavoro. Ho trovato, pensate, sui, sulle battute d'asta un'opera che è praticamente, non dico uguale, ma molto simile, in una misura leggermente più piccola questa. Titolo è Pescatori. Il colore, del cielo è quasi uguale, il colore del cielo è quasi uguale e c'è una barca più centrale e l'altra decentrata. E non c'è scogliera, ci sono dei, dei leggeri scogli affioranti qui e basta. Eh, la tecnica non è dichiarata, ma sarà un olio certamente. È stato giudicato a 16.350 euro. La misura era 70-40, il nostro è 50-70. Astecambi di Genova, che è una casa d'asta molto importante, il 4 di maggio di due anni fa, questa è una giudicazione di due anni fa, 40-70-16.003. Vedete che la nostra invece è grossomodo lo stesso colore, ma vedete che le barche sono. sono eh, verso destra, più vicine, c'è una scogliera eh, verso riva diciamo. Altro artista fondamentale, altro artista grandioso siciliano, quindi oggi abbiamo fatto proprio un viaggio attraverso la grande pittura dell'Ottocento siciliano perché è giusto dare, dare credito, dare adito, dare spazio a questi grandi artisti che sono estremamente difficili io veramente non vi sfido ma vi invito a verificare se frequentate il mondo delle aste a vedere se trovate una sola asta in cui trovate tutti e tre gli artisti presenti è difficilissimo falli vedere, sono opere di grande qualità, questo è un quadro, ripeto che a 15, 16 18 mila euro è comprato giusto, comprato giusto infatti è stato giudicato a 16,3 16,3,50 questo costa molto meno, ragazzi miei. Eh. Guardate che meraviglia! La cornice è quella che aveva. Dietro c'è un cartellino sulla tavola e c'è scritto collezione Malcare. È riportato anche sull'expertise. Allora che meraviglia! Michele Catti, Michele Catti. Franco, dovremmo ritornare sul dipinto numero 3 di Gino Romiti. Sì, rivediamo l'opera di Gino Romiti, 40x30, olio su Masonite, prima metà, la fine della prima metà del Novecento, 1945-1950. 40x30, olio su Masonite, uno dei quadri meno costosi di oggi, eh. È confermato grazie allora eh, rivediamo Catti al 22 signori forza la Sicilia Dio, questo è un quadro che puoi vendere anche a Bolzano o a Osta eh, ci mancherebbe però vi vedo eh, veramente titubanti proprio esitanti eh? esitanti esitanti guardate che meraviglia questa è l'opera di Michele Catti 50 per 70 fine del XIX secolo poi il numero 20 al numero 20 c'è il cascinale di Francesco Loiacono, 23,5 x 38,5, olio su tavola a fine 800, bellissimo. E al numero 19 Antonino Leto, il mitico grande Antonino Leto in una misura di 32,5 x 21. Uh, direi 1894-95. Questo, più che fino 800, è un po' prima della fine dell'800. Stato di conservazione immacolato, stato di conservazione sinceramente immacolato. Questo è il meglio della pittura che tu puoi trovare oggi in Italia. Il meglio della pittura che puoi trovare oggi in Italia. Caffè. Dunque, noi siamo, se si parliamo di caffè noi qui negli studi, vuol dire che siamo arrivati alla metà della trasmissione. No, eh, siamo arrivati alla metà della trasmissione. Eh, devo dire molto poco interesse perché abbiamo assegnato solo due lavori: il Romiti e il Puccinelli. Io ho preparato un set di grande qualità. Per quando li dobbiamo tenere questi quadri? Per il prossimo anno? No. no, e che facciamo, ragazzi? Pittura di questo livello, me la fate restituire ai, ai committenti? Non le metto, queste non vanno in chiusura la non ci andranno mai. Eh. E ve lo dico che uno dice, vabbè, la vedete? No, no. Questo è un quadro che chiaro che chi ce l'ha dato se lo riprende, anche perché l'abbiamo valutato veramente molto poco. Ha una cornice giusta, un bel quadro. Parlo di Leto per parlare di Coiacono, insomma e un tanto più di Michele Catti che è introvabile quindi io quello che vi consiglio è di provare ci sono pittori di tutte le provenienze forza rileggiamo il set rileggiamo il set stavo pensando di fare una personale di Casciaro e eh, eh no beh, beh, vogliano perché vedi non sai quando gli prendono queste crisi esistenziali, i nostri amici, che eh, vedono tutto nero e spariscono dal, dal mondo, non sai come comportarti. Allora io ho diverse opere che mi sono state affidate da un carissimo amico di Casciaro, le ho alternate, però poi ho pensato che forse se le facessimo vedere tutte insieme, e sono più di dieci, però non voglio occupare un terzo del set, però potremmo fare da quella parte. eh? Sì, mercoledì lo possiamo fare, perché lunedì è una giornata, eh, come il film, è una giornata particolare lunedì. Il sabato cerco di mettere, non dico i big, ma insomma le opere di grande qualità e quindi forse vediamo mercoledì. Questa è un'opera molto bella e dietro riporta la scritta che era proprietà, vedi, Galleri dell'Accademia, via Fiori Chiari 2 a Milano. Quindi eh, c'è il timbro dello studio Casciaro, è un pastello 40x50. La cornice: poi ve la faccio pulire perché il vetro è un po' impolverato da dentro, ma ve la faccio rilucidare, non c'è problema. È la, la cornice Salvestrini Firenze, è la campagna eh, partenopea. Questo in fondo dovrebbe essere una striscia di mare, io penso, eh, però potrebbe anche non essere. Poi sotto abbiamo invece un acquerello di Giuseppe Aureli, scuola romana, 44x60 della fine del XIX secolo, Giuseppe Aureli da Roma. Al numero 4 abbiamo Ercole Calvi, un altro quadro che costa due soldi ed è eseguito molto bene. Questo è un pittore veronese. L'opera misura 16x22 la cornice antica. Mi sembra un bel quadro, Ercole Calvi, artista di grande nicchia. Al numero 5 troviamo Michele De Simone, 30x40 olio su tavola, è un barlettano che poi ha lavorato a Milano più che altro. Siamo intorno al 1930, questo è un mercato napoletano. Al numero 6 c'è un grande nome perché è Alex La Volpe, Alessandro La Volpe, è un acquarello su carta 53x75, Marina Piccola a Sorrento. Uh, datato 1884. 1884 grande, bello, importante. Sembra un gigante. Al numero 7 abbiamo Francesco Mancini, anni 60 dell'Ottocento: una tela di 35,5x70 ad olio, certificata e espertizzata. Grande artista di pieno Ottocento. Nasce nel 30 e muore nel 1905. Al numero 8 troviamo Ulviliegi, datato 1913, misura 24x33,5. Al numero 10 troviamo Massimo, eh, scusami, Giovanni Lomi. Il Monte Ortles, 33x40 olio, su tela applicata a cartone, eh, anni 30. Al numero 11, Aguile Carrillo, Cava di Tirreni, la Cattedrale. 45,5 x 36,5, terzo quarto del XIX secolo. Pittore considerato della prima scuola di Posillipo. Al numero 12 abbiamo Edoardo Tofano, un lungosenna degli anni 80 dell'Ottocento, 53 x 31,5. Olio su tela, certificato e espertizzato. Qui è quando il maestro lavorava per Adolphe Goupil a Parigi. Al numero 13, l'opera che abbiamo fatto vedere presentata di Vincenzo Irolli, 90x60 olio, epoca 1930, doppia certificazione di grande livello, un'opera molto grande, l'opera più grande che abbiamo avuto di Vincenzo Irolli a parte le gioie di primavera che era un fuori misura ma è stato venduto a poco sotto i 100.000 euro. Eh? Accadde all'inizio, all'inizio proprio. Poi al numero 14 questa meravigliosa opera di eh, Nicolas De Corsi, 50x69 olio su tavola, datata 1917, un tramonto su, proprio, proprio sul Torre del Greco, visto dall'entroterra davvero di grande entità con una super cornice, prezzo micro, prezzo micro. Al numero 15 abbiamo Alceste Campiani, 45,5x58 olio su tela ultimo decennio del eh, XIX secolo. Al numero 16, Giovanni Bartolena, rara natura morta, lui era il re delle nature morte, eh, e le nature morte nella tematica pittorica del maestro sono le più richieste. 37 per 51? 31 per 47, 31 per 47 olio su tavola, primo quarto del XX secolo, la cornice è la sua. Al 17 questo, laboravo, questo capolavoro di Giuseppe Ponga Venezia Venezia un pittore veneziano. Spesso i veneziani realizzano Venezia, artista di grande nicchia, artista di grande entità, l'opera misura 65x42, lo è su tela. La cornice dell'epoca siamo intorno al 1890, al numero 18 troviamo Achille Vianelli, Achille Vianelli. È un acquerello su carta 23x39 del 1850, paesaggio marino visto dall'alto. Al numero 19, Antonino Leto, Sicilia, Capri, questo, Sicilia nel senso che lui è un pittore siciliano, uno scorcio di Capri. 32,5x21, olio su tavola. Siamo intorno al 1895-96-94, questa è l'epoca. Al numero 20 eh, Francesco Lo Iacono. 23,5 per 38,5 lo su tavola, certificato e espertizzato fine del XIX secolo. al numero 21, Carlo Brancaccio, Boulevard Parigino di grande entità, di grande bellezza fine del XIX secolo, 42x65,5 lo su tavola, al numero 22 Michele Catti, Michele Catti, Marina Gombarche al Tramonto, fine del XIX secolo. 50,5 per 69,5, leggi 50-70 che è uguale, opera di grande entità. Al numero 23, Giovannino Costa, pittore che ha fatto parte dei macchiaioli toscani, ma era romano. Siamo intorno all'ultimo quarto del XIX secolo, 40 per 27, Olio su tela, un gran bel lavoro di Nino Costa. Al numero 24, Attilio Pratella, Vico Acitillo. Un Pratella con la neve, una volta avreste chiamato in 25, perché Attilio Pratella con la neve non lo trovi mai, 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 certificato, espertizzato, è una tavola degli anni 20 strepitosa. Però se non ci siete, non ci siete. Al numero 25, Consalvo Carelli, straordinaria tavoletta del terzo quarto del XIX secolo, il Golfo di Napoli, il Castel dell'Ovo, il Vesuvio Fumante. 19,5 x 36,5 bellissimo certificato e espertizzato al numero 26 addirittura Francesco Saveri Altamura scena d'interno 1870-80 l'epoca, 64 x 50 olio su tela, cornice, coeva suo originale al numero 27 Luca Postiglione 33 x 41 olio fine 8 forse primi 9 Convivio con Pulcinella, molto bello. Al numero 28 troviamo Renato Natali, Scherzi d'inverno. 50 per 70 lo su tavola, 1150 1950 circa l'epoca. Numero 29, l'abbiamo anche presentato, Riccardo Pellegrini. 35 x 60 su tela datato 1893 grande livello grande qualità grande entità pittorica al numero 30 l'ultimo abbiamo Gustavo Pisani Gustavo Pisani la vecchia Napoli questa, questo borgo mercatale con questa bella popolana con le ceste sotto il braccio in primo piano ricorda un po' anche certi soggetti di Memoria siamo alla fine dell'ottocento Primo decennio del XX secolo, fine 8 primi 9. la cornice antica, misura 64x92, è un'opera grande. Sono 30 lavori 30 di grande entità, di grande bellezza, tutti a prezzi assolutamente microscopici, ma abbiamo, ripeto, nomi di altissimo livello. Andiamo a vedere l'opera numero eh, 16 di Giovanni Bartolena. 31x47 su tavola. Artista di grande entità toscano, livornese, livornese. Nasceva a Livorno il 24 giugno del 1866 e vi moriva il 14 febbraio del 1942. Viene avviata la pittura dallo zio Cesare Bartolena, che è stato un apprezzato autore di dipinti anche a tema bellico e eh, Giovanni si iscrisse all'Accademia delle Belle Arti di Firenze dove seguì i corsi di nudo di Giovanni Fattori, lui fu allievo di Fattori e eh, poi fu anche allievo di Telemaco Signorini e Silvestro Lega, quindi lui è stato vicinissimo alla pittura di Macchia, espose la prima volta nel 1892 la promotrice di Torino e poi fece altre mostre anche a Livorno, poi ebbe la sua famiglia un, distasso, un distesto finanziario, e si trasferì a Marsiglia e lavorò anche, pensate, per un brevissimo periodo come conducente di tram a cavallo. Dopo, dopo pochi mesi, però, tornò in Italia e eh, fu ospite di suo fratello Adolfo a Livorno per poi trasferirsi alla ehm, fossa dell'Abate, all'isola di Camaiore e fu ospite di Pirino Mellini che viveva in quelle zone. Si dedicò alla pittura e questo fu il, il periodo dei grandi dipinti che realizzò. Poi nel 1920 aderì al gruppo Labronico che nacque in memoria del Livornese Mario Puccini e eh, trovò tutti i suoi colleghi che aveva conosciuto eh, tempi avanti. Eh, nel 1925 tenne a Milano una grande mostra che ebbe l'apprezzamento del maestro Carlo Carrà. Poi partecipò alla mostra di Bologna del 27 e, e ad altre mostre importanti. Quindi veramente un grande maestro. Le sue opere si trovano alla Galleria Arte Moderna di Milano, al Palazzo della Fondazione Cassa e Risparmio di Volterra, al Museo eh, Giovanni Fattori di Livorno, ci sono due o tre opere. Questo è un bel quadro, è una natura morta, i funghi. Eh? Uh, 31 per 47 su tavola di Giovanni Bartolena, Giovanni Bartolena, opera di ottima, ottima qualità artistico-pittorica. 31 per 47, olio su tavola. Gianfranco, per il Signor Luciano, dovremmo presentare il dipinto numero 23 di Giovannino Costa. Giovannino Costa, certamente. Questo è un gran bel quadro, eh? Bartolena, Giovanni Bartolena, opera inedita assolutamente splendida. E andiamo a vedere l'opera numero 23 di Giovanni Costa, detto Nino Costa, Giovannino. 40 x 27 olio su tela. È considerato uno dei macchiaioli toscani, anche se poi non è che abbia dipinto molte opere a tema macchiaiolo, però è considerato un macchiaiolo e nell'elenco dei macchiaioli Nacque a Roma il 15 ottobre del 1826, morto a Marina di Pisa il 31 gennaio del 3, pittore e anche politico italiano, esponente di punta della pittura romana dell'Ottocento e contribuì a diffondere eh, le idee naturalistiche, è stato anche tra i mementi del movimento pittorico dei Macchiaioli Toscani. Il padre, suo padre si chiamava Gioacchino Reginaldo di Santa Margherita Ligure. A Roma aveva trovato lavoro e nacque appunto Giovanni nel 1826. Durante la sua giovinezza Giovannino riceve un'educazione di impostazione classica, rimane affascinato dall'arte del Medioevo e del Rinascimento e si dedica alla pittura frequentando a Roma eh, lo studio di Camuccini, di Vincenzo Camuccini, quello del Coghetti e quello di Potesti e del Clerici prese una propensione per la natura, la pittura di paesaggio che lo legarono alla pittura neoclassica. Dopo la restaurazione del 1850 e il 1851 compì un viaggio a Napoli e qui probabilmente ha contatto con i pittori della vecchia scuola di Posillipo. Intorno agli anni 60 e alla mostra fiorentina nel 1861 a Firenze, e entra in contatto proprio con eh, il movimento dei macchiaioli e, e quindi è, è stato e considerato a tutti gli effetti un pittore macchiaiolo ha una vita lunghissima io non voglio annoiarvi perché poi le opere, le opere da vedere di le opere da vedere in questa trasmissione sono tantissime però ha veramente 6-7 pagine di storia pittorica un artista molto complesso e anche molto molto importante 40x27, siamo intorno al 1880 come periodo, la cornice è stata ridorata in foglia oro, e qui abbiamo una figura femminile molto, molto gradevole, molto graziosa, tra l'altro le figure per Costa non sono, eh, come dire, molto frequenti. vedi? Eh, qui ho trovato un'aggiudicazione per Giovanni Costa, eh, questa è anche recente, tra l'altro è del 15 marzo, novembre del 2023 a Casa d'Asta Pandolfini. Era probabilmente un paesaggio della campagna toscana o romana. È stata giudicata a 4.004 e l'opera misurava 25,5 per 42. La nostra è 40 per 27, quindi la misura è quella. Ok? Eccolo qua, 4.004. Come al solito il nostro costa sempre molto, molto meno. Eh? <ride> Questo è un gran quadro, questa è un'opera davvero eh, almeno il doppio di quanto noi la proponiamo dovrebbe essere venduta. Eh. Guardatela, è firmata, è garantita un gran bel quadro di Nino Costa, Giovannino Costa, 40x27, olio su tela. Giovannino Costa, è un bel quadro questo, eh? opera davvero notevole, opera davvero notevole, di Giovanni Costa, 40x27, 1880 è l'epoca, bella la cornice, bello il lavoro, bella l'opera, bello tutto, bello tutto, tutto bello, tutto giusto. Gianfranco, per il signor Maurizio dovremmo presentare i dipinti numero 24 di Attilio Pratella e 25 di Gonsalvo Carelli. Certamente sì, certamente sì. Bene, Nino Costa l'abbiamo visto. 24 Attilio Pratella. Questo è il suo il famoso vico Acitillo a Napoli dove lui ha anche abitato. La tavoletta, perché di tavoletta si tratta, è di 31 cm x 21 cm ad olio. Ci sono diversi personaggi: un carro e una carrozza, degli alberi secchi dal freddo, dalla neve, un lampione sulla destra in alto e una strada direi un po' innevata, cosa molto poco frequente a Napoli, perché a Napoli. Un po' come Roma non nevica mai, quindi le opere di Pratella con la neve sono rarissime, sono rarissime davvero, perché più frequentemente faceva scorci napoletani senza neve o addirittura eh, marine, marine molto spesso. Eh, la cornice è la sua, siamo intorno al 1920, la tavoletta è antica, c'è anche una foto di, di Pratella, ancora i feltrini che è un'opera proprio che viene da una importantissima collezione del Nord Italia, Lombardia, raffidata a un carissimo amico. Attilio Pratella nasceva a Lugo di Romagna nel 1856, è morto a Napoli a 93 anni nel 1949. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, vince la borsa di studio e con quei soldi Uh, si trasferisce a Napoli e frequenta anche l'Accademia delle Belle Arti a Napoli dove sarà allievo di Filippo Palizzi e Domenico Morelli con questi ganci stretti purtroppo no, sono i ganci bianchi purtroppo hanno rimesso le stecche ai collaboratori anziani che non riescono a piegarsi e... e, e... Finito il corso accademico, intorno al 1880 inizia una carriera che durerà circa 70 anni. Fa mostre ovunque ed è un artista molto 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 apprezzato sia in Italia che all'estero. Molto spesso vi ho fatto vedere aggiudicazioni anche di eh, aste straniere per questo artista, perché è un artista che ha dipinto eh, per tutta la sua vita è un artista veramente. Eh, Fortemente dotato pittoricamente. Questa è un'opera davvero di grande qualità, di grande bellezza. Qui ho una proposta d'asta dello scorso anno di un'asta toscana. Praticamente è un'opera sempre con la neve. Grosso modo, le stesse dimensioni, 30 x 21,5. Ha una base d'asta di 8.000 euro, 8-12.000, la stessa misura. Soltanto, questo era, non è Napoli, è una campagna con una sola figura, sembra femminile, una casa. Più alberi, ma una sola figura. Qui abbiamo più figure, alberi e sempre una casa che si intravede. Quindi, è un'opera forse più completa, questa. Chiaramente, la nostra costa sempre meno, come ormai vi abbiamo abituato da tanto tempo. Ricordatevi, perché non vorrei che lo dimenticaste. Che c'è anche la possibilità di pagare queste opere con un pagamento laterale dilazionato. Addirittura, i primi 12 mesi, gli interessi li pagano i committenti, non certo noi che noi siamo solo intermediari. Eh? E questo è il primo quadro. Mentre al numero 25, non c'è un quadro dritto, ragazzi. Ma come si fa? Scusatemi, eh, io veramente. capito quadri prezzi piccoli e quadri storti ma ce ne approfittiamo i quadri storti eh? mamma mia, scusate eh? allora eh, 19,5 per 36,5 olio su tavola qui siamo proprio nel bello del golfo di Napoli il castello dell'Ovo, il Vesuvio e Santa Lucia la barca dei pescatori siamo intorno al 1865 70 qui già Consalvo Carelli ha mutato il suo stile pittorico da una prima mh, direi stesura verso la scuola di Posillipo a una scuola di Posillipo rinnovata. Nasceva a Napoli nel 1818 e è morto nel 1982 anni. Figlio di Raffaele Carelli, che è stato eh, facente parte della prima scuola di Posillipo, inizia a dipingere giovanissimo. Pensate che a 12 anni è già la prima mostra al Museo Borbonico nel 1830. L'anno prima era allievo di Emilia Lecce, aveva 11 anni, lui è nato col pennello in mano. Molti dico, dicono fosse analfabeta, non sapeva scrivere neanche il suo nome, infatti molte volte è scritto Gonsalvo, Gonsalvo". Eh, è, difficile, è difficile sapere il suo nome vero. Su Wikipedia c'è scritto Gonsalvo con la C, ma ripeto, eh, le, le, il nome varia sempre. Che è Un Carelli è sicuro che è, è Un Carelli figlio di figlio di Raffaele, padre di Giuseppe e fratello di Gabriele Achille, una famiglia di pittorica di cinque elementi. Opera di grande qualità, di grande livello di Gonsalvo Carelli, certificato e espertizzato, pittore che ha fatto mostre importantissime. Pensate che nel 1842, 1843 e 1844 ha vinto la medaglia d'oro al Salone d'arte di, di Parigi. È un gran quadro anche questo, eh? guardate che meraviglia. La cornice l'abbiamo ridorata in foglia oro. Guardate che gioiello esclusivo, spettacolare. Guardate che gioiello una perla rara, una perla rara. Una perla rara di Gonzalo Carelli. Guardate che meraviglia. Signori, sono opere da verificare, da vedere a casa. Datemi retta, datemi retta. La visione a casa è gratuita, non c'è impegno all'acquisto, ma sono opere di estrema qualità. Ripeto, io facevo il punto la situazione proprio con la nostra Gabriella l'altro giorno e mi faceva notare, dice "Ma una volta non avevamo questi quadri". Signori, è vero, ma anche molti di voi se ne sono accorti. Io ho parlato con il nostro caro amico Paolo, dice "Avete elevato il livello in una maniera veramente esponenziale". Poi sono quelle trasmissioni che facciamo di tanto in quando, adesso Penso sempre meno, perché forse è sempre meglio eh, indirizzarsi verso una pittura di alto livello che su mezze cose. Qualche volta abbiamo fatto opere del Novecento con lo sconto del 50, ma questa è la pittura che noi ci proponiamo eh, di proporre a un pubblico attento collezionista come quello che noi abbiamo e speriamo di avere e di riavere, perché è un periodo un attimino dell'anno che vi siete persi un po' la Pasqua, poi sto sole fuori stagione, perché insomma... Ci sono delle temperature molto anomale. Quindi questi sono i due quadri, vediamo il con Salvo Carelli e poi li vediamo anche Attilio Pratella. Entrambi periziati, entrambi giusti, entrambi di straordinaria qualità. Questo è il Pratella radicata 31-21. 31-21 degli anni 20 1920 è l'epoca, 20-25, insomma, primo quarto. Ma il quadro, sto Ponga. Poi facciamo Ponga. Bella tela, questa. Eh? Potente. 17 è bello eh e che vuol dire? varia sempre quello quello varia sempre secondo come li sistemiamo e allora non è che tutta la vita questo è 24 e 25 magari la prossima scaletta il pratella è 12 e il Consalvo Carelli è 29 cioè voglio dire i numeri si spostano ma no ma, sono, ma è, oggi non è mica sempre quello eh Franco dovresti presentare il dipinto numero 29 di Riccardo Pellegrini. Quello è un gran quadro sì. Pellegrini. L Abbiamo fatto vedere la prima parte. Sì. Mamma mia. Sotto rivediamo Carelli. Sì. Bellissimo anche questo vediamo il 29 no olio su tela 35x60 firmate datato 1893 nella tematica pittorica di Pellegrini è rarissimo trovare una Venezia non l'ho mai vista infatti quando mi è arrivata la foto di questa opera dal committente Pensavo fosse chiunque fuorché Pellegrini, e proprio per la rarità del soggetto sono stato fortemente interessato ad averla perché è una vera rarità. Pellegrini lo troviamo più frequentemente in scene di genere, in esterno, anche verso soggetti spesso eh, francesi, inglesi, spagnoli un pochino anche spagnoliggianti rusticani, spesso lo troviamo, quindi anche se lui è un pittore milanese, ha fatto parte della scapigliatura milanese, ha fatto parte dell'Accademia di Brera, quindi, eh, però qui siamo ancora nell'Ottocento, perché lui questo stile mh, di genere lo assume dopo il Novecento, quando comincia a viaggiare in giro per l'Europa, eh, Francia, Spagna e Inghilterra. Qui siamo ancora nell'Ottocento, nei suoi viaggi di studio, Attraverso le grandi città d'Italia, lui è stato anche molto vicino a Domenico Morelli, però ha studiato a Brera, all'Accademia di Brera. Nasce nel 1863, l'11 di marzo me lo ricordo perché era la data di nascita di mio nonno amato Mario, e quindi me lo ricordo 11 marzo del, 60, del 1863, Riccardo Pellegrini, e, e muore nel 1934 a Crescenzago il 31 di marzo. Tela 35x60, la cornice la sua non è velluto, è oro. È oro che si è eh, scurito perché si è satinato. È una cornice che ha 7 più 131 anni e quindi gioco forza. E la cornice è la sua, originale. Così nasce e così muore, secondo me. Poi, se non vi piace, la possiamo cambiare, la possiamo tagliare. Eh? Vedi, la tela, prima tela, sano, intatto, perfetto. Un gran lavoro questo, eh? ma bello, 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 bello. Riccardo Pellegrini, 1893 e l'epoca. Franco, possiamo rivedere anche il dipinto di Gonsalvo Carelli per l'amico? Sì, certamente. 25 Gonsalvo Carelli. E eh, certo. Milano contro Napoli. Napoli-Milan. Ah, un saluto affettuosissimo al signor Walter. Che meraviglia. Eh no, Pratella, il Vico Cetillo ce l'ha 50-70 ce l'ha 50-70 il Vico Citillo. Eh, Venezia è molto bello di Riccardo Pellegrini, questo è un carellino che è un amore. Lui che ama le scene veneziane, le volevo consigliare anche questa fantastica opera di Ponga, Giuseppe Ponga, che mi accingevo a far vedere. Non ci sono i canali, ma c'è una grande basilica, una grande chiesa. E lui è un artista che nasce a Venezia o a Chioggia forse nel 1856. e Muore a Venezia nel 25. 65x42 la cornice è sana, intatta, perfetta dell'epoca. Guarda che meraviglia! Tutta in pastiglia, tutta intagliata a mano. C'è l'etichetta sua originale, la firma, l'expertise. Guarda i personaggi che ha quest'opera. Un'opera mm, davvero di grande qualità. Poteva essere, sì, è vero? Quella basilica che eh, troviamo, che avevamo su. Ce l'ho ancora da qualche, deve stare in magazzino, l'ho più vista, ma c'è ancora. Di Bonivento. Allora, 65 per 42, ultimo decennio dell'Ottocento. Eh, Ponga fu il pittore veneziano per eccellenza nei soggetti e nelle mode della pittura. Si diplomò alle belle arti di Venezia. Ed ebbe sempre innanzi a sé i modelli paesaggistici la grande pittura veneziana del Settecento, in particolare di Giovan Battista Tiepolo e di Francesco Guardi. Fu pittore completo, praticando, oltre alla pittura da cavalletto, anche la decorazione murale, l'acquarello e la miniatura. Durante la sua attività ricevette incarichi importanti come la decorazione delle sale del Palazzo Reale di Venezia del Palazzo del Parlamento a Budapest del Padiglione dei Cimeli all'Esposizione Universale di Roma infine i pannelli neo-settecenteschi per il Caffè Quadri a Venezia eh, artista straordinario che ha fatto tutte le mostre più importanti del suo tempo è un pittore che spesso troviamo alle case d'asta e Doroteum qui ho una battuta d'asta di un'opera molto più piccola Giuseppe Ponga Doroteum, Vienna era il l'otto numero 5 di quest'asta, è stato aggiudicato a, a 3.800 euro, 4.100 dollari. Quando è stato aggiudicato il dollaro evidentemente era più basso dell'euro. Eh, la misura era 35,45. Giuseppe Ponga, eccolo qua. Eh, questa è un'opera, pensate, questa costa meno di questa. Saremo dei fenomeni e della metà questa è 6542 ci sono dei personaggi c'è questa straordinaria chiesa proprio un soggetto veneziano straordinario l'antica etichetta, la firma, certificato espertizzato questo viene dal nord Italia, da una nobile famiglia mi pare proprio del Veneto se non ricordo male gran quadro, questo è un quadro al quale tengo tantissimo eh. tengo tantissimo questo è un gran dipinto Giuseppe Ponga 65-42, olio su tela, un artista che non abbiamo mai avuto. Non abbiamo mai avuto, però, gli artisti veneziani sono molto importanti. Eh? Ripeto: oggi va in asta un'opera di Rubens e Santoro alle aste, alle aste fi, a Finarte, a, Roma, a Milano, mi pare. 33 x 24 parte da 30.000 euro. 33,24, piccola così, parte da 30.000 euro. Se la comprano a base di asta la pagano 37,5 Io ve lo date a 3-4.000 euro qualche anno fa. 3-4.000 euro. Tenetevele strette le opere di Santoro. Tenetevi le strette le opere di Rubens e Santoro. Che bello sto quadro, mamma mia. Bello, 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 bello. bello monumentale monumentale questo Ponga Natali sì lo vediamo È Renato Natali lo vediamo subito subito Che bello questo, mamma mia, ponga! E l'amico ti per il però sai che non è che confermato il Gonsalvo Carelli ed è confermata la Venezia di Riccardo Pellegrini. Un Vabbè, caro saluto dall'amico Walter. Io ricambio di vero cuore, di vero 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 cuore. Eh? Veramente grazie, grazie, grazie. Eh? Questo è un bel quadro, questa è un'opera dell'ultimo decennio Ottocento, questo è il 1890 bel quadro, mamma mia calcola che una cornice come questa laddove la trovi laddove trovi una cornice come questa non la paghi meno di 2000 euro perché è in perfetto poi è chiaro che devi trovare il quadro che ci va dentro perché il difficile perché le vendono a tanti soldi le cornici perché devono trovare quello che la compra che trova la misura esatta questo è un fuori misura ma pensa a fare una specchiera con questa cornice. Puoi comprare una specchiera con, 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 con eh, di legno di, di, di questa qualità. Specchiere costano. Eh? Tu immagini la specchiera, invece della specchiera c'è un quadro d'autore. Ponga, non è un esordiente, opera, opera straordinaria. Bene. Dunque, volevo far vedere Renato Natali e, eh, e poi De corsi, e poi dei corsi, perché dei corsi merita. Allora, qui abbiamo. Gli Scherzi d'inverno, così è il titolo, che sono dei, delle ragazzine, dei giovani che stanno giocando con le palle di neve. 50x70, olio su tavola, di questo grande artista toscano livornese. Siamo intorno al 1950, forse qualche anno prima, forse qualche anno dopo, ma siamo intorno al 1950. L'opera è controfirmata e titolata appunto Scherzi d'inverno. Renato Natali nasceva a Livorno nel 1883 e morto nel 1979, è vissuto 96 anni, addirittura più di Pratella. Uh, uh, inizia a dipingere giovanissimo, i suoi primi lavori risalgono uh, al io ho una bella opera di Pratella, se l'amico... Ma no, 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 non voglio tentarlo, l'amico Walter. no, no, no. Un'opera del 1900, no, non no, voglio tentare, se no poi mi, 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 mi sgrida. No, no, lascia stare. Allora, che non ho messo in carellata perché l'abbiamo vista sabato scorso, allora oggi ho rimesso Vico Acitillo, ma lui Vico Acitillo già ce l'aveva. L'ha preso quello grande, quindi è straordinario. Un'altra eh, volta, dai. Allora... Eh, opera di straordinaria qualità di Renato Natali che inizia a dipingere a 15 anni e, eh, e poi eh, pochi anni dopo, nel 1905, la sua prima partecipazione alla prima Biennale veneziana a cui faranno seguito altre sei partecipazioni, sette Biennali veneziane più una quadriennale romana del 1948. Artista che eh, ha fondato insieme a Gino Romiti, eh, Corrado Michelozzi e Ferruccio Rontini ed altri, il gruppo Labronico che esiste ancora. Un artista grandioso, un artista straordinario. Questa è un'opera davvero molto, molto bella. Questa, tra l'altro, anche questa è una scena molto rara perché le nevicate di Natale io non le ho mai viste. Se è difficile trovare le nevicate di eh, Pratella, figuriamoci le nevicate di Natale, a Livorno. Non nevica mai, ne vuole sul mare, figurati. Eh? Guarda che bella: c'è anche il cagnolino, i giovani che giocano a palle di neve verso sera, quindi è comunque all'imbrunire. Bella opera 50x70 di Renato Natali, pittore toscano post macchiaiolo, veramente molto, molto, molto bello. No. È quella del 1900, di sabato scorso, non te la ricordi? Vista al contrario, dal maschi Angioino, vista al contrario? Che è grande, è un quadro eccezionale del 1900, datato ottobre, ottobre. Ottobre. Ah, te lo faccio vedere, dai, lo prendo perché Clara non se lo ricorda. Non se lo ricorda, dai. No, 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 ce la faccio. Lo mettiamo qui sotto, guarda. Al posto di Pellegrini, aspetta, che mi ricorda la misura. ha un prezzo che fa ridere, davvero. Ha un prezzo che fa ridere. 1900 Attilio Pratella, 44 per 59. Qui c'è il Monte Faito e qui c'è tutta Napoli. In basso a destra è, è firmato, e datato 8 Ottobre, Ottobre, Ottobre 900, Attilio Pratella. Prima tela, la cornice è impero la sua. Non ha una malfattura, certificato e espertizzato. Questo è un pratella che non esiste, non ce l'ha nessuno un pratella così. 1900. Guarda che tela, guarda che qualità. Mamma mia che quadro. Mamma mia che lavoro di Attilio Pratella. L'ho voluto far vedere perché non se lo ricordava Clara. Questo è un bel quadro, questo è veramente raro, raro, raro. Guarda che meraviglia, avvicinati. C'è quella fortezza lì in basso. No, 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 non è tutto il il Mamma mia. Questa è veramente una T44x59 la dimensione della tela firmato, Certificato espertizzato datato 1900 a ottobre compie 124 anni. Ditemi chi ce l'ha, ditemi se in mano a un gallerista questo non è un quadro che ti chiedono 25.000 euro, è un pratella completamente diverso perché qui siamo. Praticamente, la pittura dell'Ottocento aveva eh, 44 anni, era giovanissimo. Che poi tutte le opere noi vediamo degli anni 20, degli anni 30, è un pittore che è già. Quasi 70 anni, ne vive 93, quindi è già molto avanzato nell'età. Qui ancora giovane ha tutta l'energia, la forza, tutto, tutta la vicinanza anche che ha avuto eh, Denittis con lui. Eh, questa è un'opera una veduta di Napoli unica, veramente unica al mondo. 44x59, olio su tela, spettacolare, veramente spettacolare lavoro di Attilio Pratella. Mamma mia che bella! Mamma mia che bella! L'ho preso volentieri perché è un'opera che merita. Merita, 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 merita. Bene, te l'ho fatta vedere Clara, adesso possiamo andare avanti. Eh, questo è bello, eh? questo è un quadro, è un quadro completamente diverso da tutti completamente diverso da tutti i fratelli che abbiamo avuto anche perché ha una datazione molto molto remota. Allora andiamo a vedere eh, Nicolas De Corsi al numero 14, che è un'altra opera di vecchissima datazione per la pittore De Corsi, che questo è datato 1917. Siamo intorno alla misura 50x70, 50x69 circa. Eh, è un tramonto davanti, secondo me, a Torre del Greco. Quella che si vede è Torre del Greco, là c'è il mare, eh, rosa, rosato dal cielo che, quel sole che sta tramontando. Eh, la cornice è molto bella, è la cornice che insomma, abbellisce il quadro in maniera determinante. Anche questa è accompagnata dalla perizia del periodo del Tribunale che ne assevera la corretta autenticità. Calcolate che è un quadro anche questo di vecchia datazione perché De Corsi nasce nel 1882 ma inizia a dipingere nel 1901 sotto la guida di Antonio Mancini. Questa è una bellissima veduta vista dall'entroterra verso il mare. Quindi solitamente noi vediamo De Corsi al contrario, ovvero sia vediamo il mare e poi vediamo, vediamo eh, le case qui il contrario vediamo la campagna e dietro il mare bellissimo veramente stupendo la cornice è degna di essere chiamata tale opera tra l'altro che costa a mio modesto modo di parere estremamente poco rispetto alla rarità del soggetto rispetto alla bellezza stessa questo è un quadro che dovrebbe rimanere un nanosecondo sul set vi voglio ricordare che fra Pochi minuti, fra 40 minuti è finita la trasmissione perché alle 18 finisce lo spazio televisivo. Noi finiamo tutti i giorni alle 18, tranne la domenica che trasmettiamo dalle 10 alle 14 e basta. Abbiamo tolto la seconda fascia oraria. Beh, questo è un quadro facile, eh. Adesso è un quadro proprio, da, be, be, proprio facile come un bicchiere d'acqua. Berlo è facile come un bicchiere d'acqua. Guarda che tramonto! Ragazzi, un tramonto come questo di De Corsi non lo trovi a questi soldi. Eh? Del 17, poi certificato e espertizzato. Mamma mia, ragazzi miei. Vi passano sotto il naso dei lavori a delle cifre che non hanno termini di paragone, veramente non hanno termini di paragone, ma non fate nulla, ricordatevi che avete il pagamento dilazionato nel tempo. Non è che lo dovete pagare in un'unica soluzione, potete vederlo come volete. Anche in due anni, per esempio, ti viene una rata piccola, ma questo è un quadro che compri una volta, questo è un quadro bello, è un'opera tra l'altro non monumentale, e gigantesca, ma è un'opera che vale, è un'opera giusta, è un'opera importante. Ripeto, io vi ho dato in questi anni delle opere che oggi valgono veramente una montagna di soldi, questo è un quadro che ha questo valore economico, oggi non esiste da nessuna parte, questa è veramente un'opera di rara bellezza. Ad una cifra che non esiste veramente, ad una cifra che non esiste veramente, è materica, bella, ben rifinita. Adesso, se ti avvicini, spara un po' la luce. Però, se ti allontani, si vede nitidamente tutta la pittura. A eh, lontano, a lontano, non hai paura. bravo, così, così, così. Questa, questa, è lì, questa è la luce giusta. Il quadro è così. Tu immagino nel tuo salotto, nella tua casa, pensa che lavoro è questo. Pensa che meraviglia è questa, eh? questi sono i lavori da prendere in esame, questi sono i lavori giusti, poi eh, possiamo parlare, dire, brigare, tutto quello che volete voi, ma questo livello di prezzo dei corsi non lo trovi, non esiste, non ce n'è, è un quadro bello, e eh, ho capito, ma eh, è come Giannica, oggi è tremata la mano, ha perso 2 a 1, stava avanti il... Era... Eh oggi è una giornata triste, mi ha perso anche Sinner Se, in semi eh sì, non ci siamo abituati troppo bene che vince sempre ma sulla terra non è il suo mestiere adesso c'è un periodo di negativo per lui la terra rossa lui è più da veloce perché sulla terra ci vuole molta forza no, perché il campo è più lento e lui essendo fisicamente in perfetta forma però non ha grande potenza e quindi sulla terra devi spingere e fa fatica mentre avendo un gran tempo di reazione sul veloce s'appoggia sulla velocità e va in anticipo quindi gioca meglio sul veloce io sono un tecnico di tennis ma conosco bene e mi piace seguirlo però sono un tecnico anche di pittura ragazzi perdete un quadro come questo ma quanti volete pagare? Guarda, ragazzi ma sono pittori importanti, c'è una cornice eccezionale qui solo di materia prima cornice e perizia c'è già oltre 1200 euro che la perizia costa 3-400 euro questa è una cornice da 7-800 euro siamo intorno ai 1000-1200 pure di più e il quadro che come pagate? Niente perché non solo per, per, per curiosità mica perché lo volevano eh allora dai, ma figura! C'è un altro dei Carelli se vuoi, un soggetto diverso della prima metà dell'Ottocento. Il 1850. sì Allora, questo l'abbiamo visto, andiamo avanti. Andiamo avanti e a questo punto farei vedere Achille Vianelli, l'ultimo quadro piccolo di, questa, di questo pomeriggio, perché vi ho fatto vedere Leto. Signori, vi ho fatto vedere tre quadri di siciliani, uno più importante dell'altro. Antonino Leto, Francesco Logiagone e Michele Catti. Un Catti come questo, ragazzi miei, ci vogliono 15-20 mila euro, un pittore che non ha nessuno Michele Catti. Collezione Malchera, la sua cornice originale, fine 800. Barche nel mare di, di Palermo, lui era un pittore palermitano. Achille Vianelli, metà 800, prima scuola di Posillipo, acquarello su carta 23x39. Guardate questa veduta dall'alto, questo rudere, e poi c'è un porticciolo qui e poi il mare della costiera semplicemente. Qui c'è una contadina. Qui c'è un viandante su un asinello a dorso di asinello che cammina su questa strada. Questo è proprio un quadro d'altri tempi, anche la veduta è d'altri tempi. Vianelli nasceva, si chiamava Porto Maurizio Imperia. Nel 1803 si chiamava Porto Maurizio, ma era Imperia. E, e muore a Benevento nel 1894 a 91 anni. Lui arriva a Napoli a 16 anni e diventa amico intimo di Giacinto Gigante. E studiano tutte e due pittura perché hanno la pittura sotto la guida di un pittore di stampo accademico tedesco, William Huber. Per poi entrare un anno, un anno, un anno e mezzo, due anni più tardi, nella telerchiaia di Anton Smink von Pitlo, che assoldava tutti i giovani talenti dell'epoca e prese appunto eh, Vianelli Gigante, Salvatore Fergola, Gabriele Smargiassi già era della partita. Eh, Vianelli ha quasi dipinto esclusivamente all'acquerello. Almeno dopo il 1830, quindi all'inizio faceva oli, ma poi ha dedicato la sua pittura all'acquarello. Ha aperto una scuola di pittura a Benevento, nel chiostro di Santa Sofia, e ha avuto degli ottimi artisti. Un artista che ha insegnato pittura anche a Luigi Filippo in Francia, ha vissuto per un certo periodo in Francia. Le sue opere, pensate, una sua opera, Piazza di Andrea, mi pare, si trova al Metropolitan Museum di New York. Qui abbiamo, tra l'altro, la cornice è vecchia, quella che aveva, 23x39. Un acquerello è l'unica opera che ho di Achille Vianelli, non è niente in entrata. Eh. Quindi, questa credo che rimanga questa per parecchio tempo, salvo eh, eh, new entry all'ultimo momento. Gran bel quadro, veramente molto bello. Tra l'altro, ha dei colori delicatissimi e si vede tutta la costiera, parte europea, non so da che punto, però è un'opera davvero molto, molto bella. Achille Vianelli, certificato ovviamente, espertizzato, è inutile che ve lo dico. Eh? Signori, forza, che li perdete tutti. Li perdete tutti, signori cari. Sì, sì, ho capito. Questo è un bel quadro, ragazzi, è un'opera importante. Quadro che ha 170 anni. Eh, caro mio, stiamo già guardando, lo possiamo vedere in Avvicina, avvicina. Hai ragione perché è un quadro che ha molti, ha molti dettagli. C'è, vedi, c'è la contadina sulla destra, c'è il viandante a dorso d'asinello sulla strada. E questo, diciamo, è uno. la firma, va bene. Questa è una parte, la strada è un rudere. Qui c'è la collina e qui c'è il mare. Qui c'è addirittura un porticciolo, guarda un'insenatura. Falla vedere, avvicina di qua, vedi? È un'opera straordinaria fatta proprio. Fermati lì, fermati lì. Questo è già un quadro, solo questo è un quadro. Pensa quante vedute hai nella veduta, tutto fatto a tecnica all'acquarello Pensa che mano aveva sto, sto cristiano. 170 anni fa, questo veramente ve lo voglio dedicare col cuore. Eccolo qua, col cuore proprio. Eh? Cuore, Cuore, 2339. Quindi, neanche grande. 1850 è l'epoca. Firmato, certificato, espertizzato. Eh, queste sono le opere da prendere. Questi sono i grandi lavori. Mamma mia. Eh. Buona sera, buona sera. Hanno paura anche della loro ombra. È un periodo che mi rendo conto che avete paura anche della vostra ombra, non dico tutti ma molti. Rimandate sempre, domani non costano meno. Domani o qualcuno più svelto e lesto di voi l'ha confermato o viene reso al proprietario, che le opere non sono di Aurora. Nessun quadro è proprietà Aurora, sono tutti quadri che ci date voi da vendere. Ok? Questa è un'opera di grande qualità, come lo è questa, come lo è questa, come lo è quella. Però vedo che siete esitanti. Un quadro come questo di Ponga, del 1890, con una cornice del genere, anche questo periziato e certificato. Uno scurcio rarissimo di Venezia. Guardate che inquadratura con questi personaggi che. Uh, addirittura qui in alto ci sono dei personaggi e questa eh, cattedrale, questa chiesa particolare, l'opera misura 65x42, questo è un quadro da non perdere, questo è un quadro... però ripeto ci sono opere estremamente semplici, a cifre estremamente contenute che purtroppo mi rendo conto che perdete a mani basse senza, come si dice, colpo ferire. E eh, ragazzi, questo solo la cornice già è un capolavoro, è la sua, eh. giusta, vera. Eh, questi sono quadri veramente di rarissima bellezza, di rarissima qualità. Mezz'ora abbiamo finito, eh. via gambe levate si scappa. Domani non c'è diretta, eh. domani c'è eh, antiquariato. Non c'è la pittura, io sto a casa domani, eh, ho capito, mi riposo, eh, eh no... Qui eh, vince chi non c'è. Eh. Qui meno si trasmette meglio è. Meno si trasmette Io vorrei portare le trasmissioni a due ore. Due ore basta e avanzano. Allora, eh, vediamo un po' sta parete dai. Eh, l abbiamo, l abbiamo visti tutti. Manca Altamura, Manca Pisani, Brancaccio. L abbiamo visto tutti. Eh. Sì. Manca Brancaccio e Altamura. L abbiamo visti tutti. Hai confermato i due. <ride> Cosa mi combinate? Siete imperdonabili. Imperdo io, vorrei, io cerco sempre di darvi delle attenuanti, ma non ci sono le attenuanti. È come se aveste commesso l'omicidio col coltello in mano, con la pistola in mano. E tu ve vedi sparati dice: No, ma non è come, come credi. L'ha ah, ammazzata, ammazzata. Giusto? Sai quei film, dice, tum! dice: No, ma non è così. E, è così perché insomma. È... Sei stato visto, eh? non ci sono attenuanti, non ci sono attenuanti. Eh? Io cerco di trovarle, ma non le trovo. Qui abbiamo un'opera di Francesco Mancini, detto il Lord 1860 anni 60 e è l'epoca. È una tela di 35,5 x 70 d'olio. Molto bella, è un soggetto piuttosto ricorrente alla pittura di Mancini. Questo carro che corre. Che corre nelle strade sterrate della Campania di una volta. Nasceva a Napoli nel 1830 e è morto nel 1905. Un artista molto importante che a soli 14 anni già entrava in Accademia e fu allievo di Gabriele Smargiassi. Pittore che ha fatto parte della scuola di Resina, pittore che ha fatto mostre importanti in Italia e anche all'estero. Tant'è vero che. Eh, lavorando in Inghilterra gli fu dato l'appellativo di lord un po' per il suo modo elegante di vestire, ma anche per i suoi modi gentili di porsi verso i collezionisti. Eh, certificato espertizzato, grande quadro, per dirvi vi ho trovato una Vedi anche su... Su... la monografia che io ricavo da, da internet sulla sua storia pittorica, vedi, c'è una carrozza che corre vicino al mare, vedi? È uno dei suoi temi, la carrozza in velocità è la sua, la sua tematica. Ecco. Questa è una carrozza che corre nella campagna. La tele è antica, 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 vedi? Siete pure la riga del telaio, ma non gli fai nulla. Eh? Firmato in basso a destra e periziato, un bel quadro, veramente bello. Eh, è stato anche allievo di Filippo Palizzi, ha fatto parte della scuola Resina, insomma un artista notevole. Nel 1977 partecipa all'esposizione nazionale di Napoli. Il suo dipinto lo compra Re Umberto I. È stato protagonista della vita culturale napoletana dal 1862 e socio. Della promotrice napoletana delle belle arti, ha partecipato alle mostre di Torino 1880-84, Milano 81. Insomma un artista devo dire notevole. Bella opera di Francesco Mancini, Francesco Mancini da non confondersi con Antonio Mancini, che è un altro pittore di Roma, bello, 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 bello. 35x70 olio su tela. Davvero di grande qualità. Eh so, L'ho letto, l'abbiamo visto, è inutile che ci ritorniamo. No, no, se vuoi ci ritorniamo, ma. Io farei anche qualche quadro di questa parte che insomma. Tra l'altro. Eh. confermato il dipinto in visione. Complimenti, questa è un'ottima scelta, questo è veramente un bel quadro. Eh. Eh. Guarda che tela antica. Assista antico vera, no, la cornice è in stile, la cornice moderna, ma la tela è antica vera. Complimenti. Questo è un acquerello che è un amore di Ercole Calvi 16x22. Voglio fare un regalo. Siamo intorno al 1860 70, terzo quarto del eh, XIX secolo. Lui nasce a Verona nel 1824 e vi muore nel 1900. Frequenta l'Accademia Cignaroli di Verona e dal 1844 si armenisce a Milano e finisce gli studi a Brera continuatore della pittura di paesaggio a gusto romantico sullo stile di Giuseppe Canella, di cui fu molto influenzato. È stato professore d'arte a Venezia, un artista che ha fatto mostre in tutte le più importanti città italiane. Ercole Calvi, guardate questo paesino tra i monti, com'è gradevole, sono i personaggi, quindi è anche un'opera ben descritta, pensate a farla all'acquerello. Guarda questa piazzettina, eh? questa rotonda, questa abbazia sul colle, questa casa con i balconcini. Ragazzi, è una miniatura questa. Eh? Tutto il quadro con la cornice antica, 16x22, costa 800 euro. Pensate, tante volte un bel quadro, quanto costa poco. Quanto poco costa un bel quadro? E si paga anche in 12 mesi a tasso zero con 67 euro. Questo, opere come queste trovano facile, facile, facile collocazione in ogni ambiente della vostra casa. Io non ci credo, ma non ci credo che perdiate opere di questa qualità, opere di questa bellezza a cifre così minimali. Così minimali. Eh? Signori, è il momento di dare un senso a questo pomeriggio direi molto scialbo, molto uh, silente, e, e sono opere di enorme qualità, enorme bellezza, però vi vedo proprio bloccati. Eh? Bloccati. Questo è un gioiellino, un gran bel quadro con la cornice antica, facciamoli a vedere, tu hai sempre la stretta, sempre a stringere. Il quadro lo vedono a casa, non c'è niente da vedere, l'abbiamo visto, giusto? Facciamo vedere che anche la cornice nella sua completezza, se poi. Eh oh, vedi, così storto, ma poi si addrizza a casa. Ma non va bene così, tesoro mio, si vede da Dio, ragazzi, miei. Ma chi ce l'ha a quadri così in Italia? Dai. Ma chi ce l'ha a quadri così? Ma solo Aurora Arte a 800 euro un lavoro che ha 160 anni, dai, 1860. 150-160 anni, 1860-1870. Ercole Calvi, guarda che, che è, un, è un gioiellino, un gioiellino. E poi il numero, eh, numero 6, Alessandro La Volpe, e poi il numero 6, Alessandro La Volpe, a acquarello su carta. 53,5 per 75. Marina Piccola Sorrento, a tutta lo stile e la qualità di Giacinto Gigante eh? e lui è un pittore della scuola di Posilipo di seconda generazione l'opera è datata 84 quindi 1884 in basso a destra vicino alla firma eccola alla volpe alla volpe 84 alla volpe Alessandro nasceva a Lucera Lucera City sui monti del Foggiano eh? un ridente paesino molto bello e muore a Roma, nella città eterna, nel 1887 è anche professore di pittura. Studia con Gabriele Smargiassi e Salvatore Fergo. Lui è proprio il degno erede della prima scuola di Posilipo, anche se molti lo considerano un Posilipista, però altri no. Certamente è stato un pittore che. Nella sua vita non lunghissima ha dato molto alla pittura, certificato espertizzato acquarello di grande formato, mai facile da trovare, mai facile da trovare davvero molto 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 bello. Il Postiglione l'abbiamo fatto, ora facciamo il postiglione. No, facciamo noi loro: vedo che non hanno molte idee, un po' privi di idee, li vedo i nostri quei pochi telespettatori rimasti all'ascolto, eh poca convinzione, poche idee, poca decisionalità. Eh, non ci mettete grande entusiasmo, purtroppo, eh? non ci mettete proprio verve. Eh? Io sono dell'idea che nella vita bisogna volerle le cose, con l'approssimazione non si arriva a nulla, veramente a nulla si arriva. Voi avete una grande, una grande possibilità di vedere... Senza spendere nulla, una o anche due opere perché se tu sei indeciso, che so io, fra questa marina di la volpe e la marina di o di catti parlo di par misura di ugual misura e te ne mando due per scegliere una, non c'è problema. Poi ti piace più questa, compri questa, ti piace più quella, compri quella. Ma che voi non abbiate confermato questa o ancora peggio questa di De decorsi che un olio, questa è una, è una cosa che non. Avete chiesto il prezzo in 5 o 6, ragazzi. Questo è un quadro che non può costare 300 euro, 500 euro, perché De Corsi è un artista importante, è un artista significativo, è un artista di grande livello, è un pittore che veramente è collezionatissimo. Io ho qualcuno di voi che ha 5-6 opere tutte di De Corsi, ha preso solo De Corsi da noi, perché ama questo genere di pittura. E qui questo è un quadro da prendere, queste sono le opere da scegliere, ragazzi miei. Non le chiacchiere, chiacchiere distintivo, come diceva... Eh, al capone, agli intoccabili se sono chiacchiere e distintivo non sono chiacchiere, questa è realtà. Qui rimane la realtà di un pittore che ha segnato un'epoca, il Novecento, in maniera determinante. Questa è una bella marina vista dall'entroterra, il tramonto su Torre del Greco, probabilmente. Questo è un bel quadro, eh. Beato te. Da lei che capisce, io, io purtroppo non capisco veramente più nulla. Non capisco, non mi rendo conto più di nulla. Sono regalati, sono regalati, nessuno vende a così poco. Signori io vi metto, chiedete a chi volete, nessuno vende a così poco, nessuno vende a così poco, ragazzi miei. Guardatevi intorno quelle poche proposte che ogni tanto ci sono sulle televendite, sono tutte tutte superiori alle nostre. Eh, questo è un quadro straordinario. Come lo questo, come lo quello, come... insomma c'è una scelta mega galattica, guarda che meraviglia! Dai, rivediamo i decorsi. Vediamo Brancaccio che non abbiamo ancora visto al 21, al vedere, adesso in effetti a quest'ora è giusto, giusto? È certo, è giusto, è giusto. Eh? No! E basta, è normale, eh? Oh, qui abbiamo Parigi, Parigi, eh? Boulevard parigino, 42 per 65,5 quello su tavola? Lui è il mitico Carlo Brancaccio. Siamo tra la fine dell'otto e i primi del nove. Bellissimo, guarda questa ragazza con i fiori in mano. Eh? Il messier e la signora di rosa vestita, la Parigi della Belle Époque. Eh? Brancaccio nasceva a Napoli nel 1861, è morto a Parigi nel 1920. Eh, amava la pittura sin da piccolo e però studiava anche scienze matematiche fece mostre dalla giovane età e non ebbe successo voleva smettere per fortuna era amico di Edoardo Dalbono che aveva l'occhio lungo era un grande maestro gli disse continua perché lo stile è giusto eh, l'impatto è regolare l'impatto vedrai che avrai successo e così fu perché nel 1881 la promotrice napoletana iniziò la scalata al successo che durò oltre 30 anni, poi purtroppo morì giovanissimo perché è morto a 59 anni, ma le sue opere sono molto molto ricercate. Noi abbiamo questo meraviglioso scorcio parigino eh, del suo periodo parigino, appunto lui ha abitato per tanti anni a Boulevard de l'Église al 110 e ha fatto mostre non solo in Italia ma anche all'estero, ha avuto un successo. Eh, nazionale e anche internazionale, biennali veneziane, mostre a Bruxelles, a Parigi, al Principato di Monaco, a Londra, a Berlino, addirittura a San Pietroburgo, quindi un artista a carattere internazionale, bella misura, un'opera grande, 42x65,5 olio su tavola. Eh, questo è un quadro che vale, io ho una aggiudicazione di qualche anno fa perché poi sono opere di questa dimensione difficili da trovare, quindi per opere più piccole ho delle aggiudicazioni più recenti, ma eh, opere così grandi troviamo questa aggiudicazione del 2017 di, uno, di una marina tra l'altro del Granatello. Che fu ecco 42, questa misurava 43 per 67, la nostra è 42,65, quindi ci siamo, fu aggiudicata a Napoli il 25 novembre 2017, sei anni e mezzo fa, a oltre 27.000 euro. e adesso non voglio dire che vale 27.000 euro, però i 14-15.000 è un quadro che li vale questi. Eh? I 14-15.000 li vale tranquillamente. Chiaramente mh, garantendovi che vendiamo sempre a meno di tutti, questa è un'opera che pagate molto molto meno di 14-15, non ci sono quadri da 200 300 euro qua mai, nelle trasmissioni di 800 non sono previsti, salvo rarissimi casi, ma voglio dire questo è un quadro serio, un quadro importante, un quadro di un artista che ha segnato un'epoca, ha segnato un periodo, eh, questo è veramente un gran quadro di Carlo Brancaccio, così li abbiamo visti tutti e non abbiamo... Remore di Sorta. Eh? Andiamo a vedere a visionare l'opera numero ventisette di Luca Postiglione. Uh, convivio con Pulcinella, il tiro dell'opera, che è riportato anche dietro. 33 x 41 olio, siamo alla fine dell'Ottocento. Pulcinella e questa bella ragazza, questa popolana. Un tavolo con la tovaglia, un vaso di fiori, della frutta, una bottiglia e un bicchiere di vino. Convivio, convivio. Luca Postiglione, un'opera ancora del suo periodo allegro. Lui purtroppo perse suo fratello nel 1906. Che fu suo maestro, fu Salvatore Postiglione a portare la pittura a Luca e questo lo, praticamente lo rattristò a tal punto che la sua pittura non dipinse per due o tre anni, quindi dal 6 all'8 al 9 non ha dipinto. Poi ha ricominciato a dipingere per motivi di, di economia perché doveva mantenersi, ma la sua pittura era più tetra, più triste. Qui ancora una, una pittura gioiosa quindi fine Ottocento, primi novecento. La cornice è la sua, bella, tutta lavorata ed è un quadro che probabilmente è stato in mostra perché vedete ha un cartellino, vedete? Luca Postiglione, Napoli, c'è la foto del dipinto con Vio con Pulcinella. Davvero di grande qualità, veramente mettiamolo qui sotto così, non dobbiamo andare lassù. Nasceva a Napoli nel 1876 e morto nel 1936. Fu portato alla pittura da suo fratello Salvatore, ma nasce in una famiglia di artisti. Il padre Luigi era pittore di quadri religiosi, suo zio Raffaele studiava le opere importanti del Seicento all'Accademia, fu anche maestro all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Lui era un gaudente, amava la vita, amava le belle donne, amava i belli ambienti e subito, ha avuto subito successo e dipingeva per mantenersi, non per avere chissà che risultati lui dipingeva e vendeva, dipingeva e vendeva e viveva bene poi però il fatto di suo fratello l'ha provato fortemente la morte a vedersi spegnersi, vedere, vedere spegnersi il suo fratello con una malattia terribile, una paralisi progressiva e dopo la morte di suo fratello appunto passò un bruttissimo periodo la sua pittura assunse uno stile più cupo questa è ancora un'opera molto allegra, molto bella che vi consiglio di vero cuore, pittore che ha fatto le promotrici napoletane dal 1896 fino al 1911, vincendo anche la medaglia d'argento nell'ultima partecipazione proprio dell'11. Un artista molto bravo, Luca Postiglione, questo è un bel quadro, 33x41, super cornice, super quadro, super dipinto, questo è veramente un bel quadro. Eh? Peccato che ormai a quest'ora siamo rimasti noi e noi. Eh? Siamo rimasti noi e noi ormai. Eh tesoro mio, adesso, qualcuno dice, eh adesso è una bella, bella giornata, c'è il sole tutti al mare. Fra un mese sono già tutti stanchi del caldo. eh <ride> Perché non siamo mai contenti, signori miei? Perché non siamo mai contenti? Perché non ci accorgiamo della fortuna che noi abbiamo ogni giorno. Solo ad essere vivi. Oggi già essere vivi è una fortuna con quello che succede, eh? Eh, se tu ci pensi è così, ma purtroppo non apprezziamo quello che abbiamo, questo è un grave peccato. Eh? sì ma per dieci, per una settimana, dai, me tutto caldo, dai. Infatti, se crolla è per farci venire il raffreddore, per farci star male, ma poi ritorna caldo, da, da qui a, a novembre è caldo. Ma presto sarà H24 caldo, consumeremo l'elettricità consumeremo, eh, per il clima anziché per il riscaldamento, c'è ora il climatizzatore per, eh, perché farà caldo anche l'inverno, sì, sì, andiamo verso la desertificazione. Io giardino, ho un giardino che è diventato di cemento perché non piove mai, è duro come non so che cosa, No, adesso devo, sì, sta, sta, sta irrigando, ma devo far cambiare le valvole, le elettrovalvole, perché... Sì, sì, ma comunque è lo stesso, devo cambiare le elettrovalvole, esce male l'acqua. Allora, bene, 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 bene. Non Lo so, io direi che può bastare così, non è che mandiamo nulla. Io farei vedere solo delle immagini, se avete qualcosa da chiedere, bene, se no rivediamo le immagini, ok? Fai rivedere Lirolli rolli al Cavalletto che è un quadro molto importante, era il quadro più importante, l'ho fatto vedere nella prima parte su espressa richiesta e questo è un gran lavoro 90x60 del 1930, degli anni 30, davvero di grande qualità. La ragazza con la gallina, doppia certificazione del cavaliere Renato Musetti, si chiama come il tennista che sono di Carara tutti e due, un cognome Cararese, Cararino evidentemente, Musetti, e del professor Marco Di Mauro, due perizie parallele. Che bel quadro questo, eh? Sì, sì, ci vuole lo spazio, la tela è 90-60, quadro imponente. Eh, hanno sei quelli che si fanno bene, gran quadro questo, eh? esatto, esatto, eh? non so cosa sia, non vedo. Questo è davvero un grande quadro, un grande livello, eh? un grande livello qualitativo. Non so cosa sia ma va comunque bene eh. va comunque bene calcola che è anche caldo eh. quindi eh, sai cominciano i primi sintomi allora eh, andiamo a vedere questo mercatino napoletano di eh, Michele eh, no, Mich eh, Michele De Simone Michele De Simone mente De Gregorio ma Marco De Gregorio è un'altra cosa no Michele De Simone Pittore barlettano, nasce a Barletta nel 1893, muore a Milano il 55, vissuto anche poco, 62 anni, poveraccio. È nato il 13 agosto del 1893, muore a Milano il 15 maggio del 55. Studia a Napoli e poi si trasferì a Milano, però ha dipinto sempre sulla scia della pittura partenopea. Eh, figurò molte volte alla pronuncia delle Belle Arti di Napoli e alla Biennale Napoletana del 21 dipinse eh, questi soggetti di mercati, scorci del lago di Como, scorci anche della laguna Veneta. Ha partecipato a molte mostre eh, sia a Napoli che in Lombardia. 30x40 olio su tavola, siamo intorno al 1930-1940, un gran bel quadro di Michele De Simone, guarda che meraviglia. Vedi che bello? Veloci, e velocissimi, perché abbiamo pochissimo tempo. No, assolutamente. Ha visto Mo, l'ha visto Mo, l'ha visto Mo. Dai, curiosone, curiosone, dai. Guarda che meraviglia! <ride> Michele De Simone, che meraviglia, guarda che favola! Eh? Per il signor Giovanni, dovremmo presentare l'Irolli Vincenzo. Ci vuole lo spazio, avrà sicuramente grande spazio. Il signor Giovanni. Eh? perché è un quadro, sì sì, molto grande abbiamo finito, è l'ultimo dipinto Solo te la tela misura 90-60, si vede che è grande no? mi metto io vicino, vedete è enorme, ci vuole un grande spazio eh? la ragazza con la gallina, doppia certificazione peritale firmato, certificato siamo intorno al 1930 è un quadro che si può vendere intorno ai 20.000-25.000 euro i rolli di questa dimensione fa grandi numeri, eh? poi che noi lo vendiamo a meno quella è un'altra storia. Abbiamo due certificazioni, uno del cavaliere Renato Musetti di Carrara, perito di pittura, antichità, mobili, oggetti d'arte. Questa è la prima certificazione. Ok? Davanti, dietro. E poi c'è la seconda certificazione del professor Marco Di Mauro, registrata addirittura in tribunale con tanto di marca da bollo. Fanciulla che porge i semi a una gallina, firmato in basso a destra Vincenzo Rolli, su tema 90-60, trazione 30-40, diciamo più 30 che 40. Davvero un gran quadro, un gran quadro. La cornice è la sua, ridorata in foglia oro. I rolli, ne abbiamo parlato tante volte. ripete, è un quadro che si dovrebbe vendere a non meno di 20-25 mila euro. Prima tela, giusto, vero, autentico. Inolly è uno dei più grandi pittori in toto. Poi vuol dire ma sei grande, ci sono opere più piccole, c'è anche un piccolo acquarello, c'è un mercatino, c'è un olio mercato noi abbiamo tutto. Ripeto, manca solo una cosa, voi, il pubblico, deciso che ha voglia di scegliere, che ha voglia di acquisire. Le chiacchiere se le porta il vento. Ci vogliono fatti perché questo è un fatto, perché una realtà come questo, come quello, come quello. Poi è chiaro che uno sceglie quello che più gradisce, ci mancherebbe. C'è chi piace i Rolli, chi piace De Corzi, e poi c'è il Brancaccio, ci sono i pittori siciliani oggi in grande spolvero, c'è Pratella, c'è Postiglione, c'è Altamura, ci sono tutte le soggettistiche, ok? Questa è un'opera davvero forte, davvero di grande qualità di Irolli Vincenzo. Eh? Non c'è molto da dire, pittore che nasce a Napoli nel 1860, muore a Napoli nel 1949-89 anni, dedica la vita all'arte, è stato allievo di Gioacchino Toma e Federico Maldarelli, a 18 anni fa già la mostra alla pomotrice napoletana, il suo dipinto viene notato da Domenico Morelli per l'impiego di una forte tavolozza. È un'opera strepitosa, certificata e espertizzata. Il prezzo è veramente piccolo, molto molto piccolo rispetto al valore di quest'opera. Ripeto, si dovrebbe vendere a 20-25 mila, che chiaramente non è il prezzo di questo quadro. Noi lo vendiamo molto meno. Sta a voi scoprirlo se vi piace. Eh, Qui non ci sono quadri da 2 300 euro. Qui sono tutti quadri importanti. Chi più e chi meno. Credo che... Eh, sì, abbiamo finito praticamente. Anche perché questo è il modo migliore per finire. Eh? Con, eh? Questo è veramente un bel quadro. Eh? Se tu ti avvii piano piano, vediamo che, vedi che ci arrivi. No, no, vabbè, rimani sul quadro ancora qualche istante. Ecco, fallo vedere isolato così, senza nulla. Abbiamo la fortuna che d'angolo. Aspetta, questo è un quadro da dedicare. Eh? È un quadro veramente con dedica, eh signori miei, è stato anche oggi un pomeriggio, devo dire, molto spento. Siete stati molto spenti come spesso siete, eh? come troppo spesso ultimamente siete, perché una scelta di quadri così non esiste in Italia. Poi se qualcuno vuole alternative, vuole i quadrettini di battaglia, ci sono tante trasmissioni i quali potete trovarli. Noi continuiamo su questa scia oggi e anche nelle prossime trasmissioni sempre con opere importanti di grandi artisti che hanno dipinto nel secolo importante per la pittura antica, l'Ottocento, e quindi troverete sempre opere di questi grandi maestri. Io vi auguro una buona serata, ringrazio e saluto la nostra Clara. Anch'io ringrazio e saluto a te Gianfranco, una buona serata a tutti da parte di Clara. Domani c'è solo la trasmissione dalle 10 alle 14. Noi ci vedremo certamente prossimamente, se Dio vorrà, su questi schermi. Una buona domenica e arrivederci alla prossima. Ciao.